cambia musica anche. È che non l'avevo sentita. Se si sente? No, no, dico, ti si sente messo al microfono.
E buonasera, vedi, io sono ancora abituato a buonasera. Buongiorno, buongiorno, ragazzuoli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come va, ragazzuoli? Eccoci alla prima puntata del Max e Rob in the Morning. Con questo quasi tramonto alba che esce da... Sì, questa cosa... È un'alba. Spero che la grafichella in pixel art vi piaccia, il nostro studiolo del mattino. Però non siamo Maurizio Costanzo. Non siamo no, non c'è Maurizio Costanzo mattina, chi c'è? Magalli. Ma devo guardare come Maurizio Costanzo per fare tutta la cosa per televisione. Ok, non si capisce. Però vedi, col bancone sei quasi senza collo, quindi ci può stare. Bene, sto dissing a Maurizio Costanzo. Ciao Max, aspetta, facciamo shoutino pure a Max. Pensavo ciao Maurizio Costanzo. Ciao Maurizio Costanzo che ci segue. Assolutamente. Ci fate lo stacchetto delle veline? No. Le veline! Non credo proprio. Ciao Vale. Un pezzo di pizza vale come caffè? No. Perché stai mangiando la pizza adesso? Beh, a quest'ora, quindi, Vale. Vedi che era un po' buonasera. Era un po' buonasera. C'è un po' il buonasera quando c'è chi mangia la pizza. Oh, allora, ragazzuoli. Cosa si farà in questo studiolo? In questa piccola cosa mattutina? Vorremmo parlare un po' del mondo dei videogiochi in generale. Che, diciamo, l'idea nostra è fare una sorta di telegiornale, quindi parlare un po' delle notizie che hanno riguardato la settimana che andiamo a concludere, perché principalmente faremo questo talk show nella parte finale della settimana, quindi tra venerdì, sabato, massimo giovedì, poi vediamo, insomma, in base alle necessità nostre. Esatto. Comunque Rob è bassissimo, dicono, aspetta, allora lo alziamo. Questa appunto è la prima puntata, anche perché dobbiamo vedere tutti gli audio se funzionano bene. Ok, ditemi se adesso lo sentite meglio. Se parlo poi. Se non parlo non mi si sente. Beh, è un po' difficile se non parli, insomma. Mi si sente? E ditemi roba, anche se roba, la musica microfono. Sotto è troppo alta, è troppo bassa, e vi crea problemi, eccetera, eccetera. Fatto colazione alle 7:30, ormai è arrivato il momento dello spuntino. No, della verità io mi sono alzato alle 9 e sto traumatissimo perché ho mal di gola. In realtà io mi sono alzato alle 11, quindi quello che state vedendo in realtà è soltanto uno spettro di me che ancora deve... Ancora sta dormendo, un po' meglio, arrivare. Però non tantissimo. Aspetta, lo alziamo ancora un altro pezzetto. E anche io che sto parlando un po' voce cavernosa da mattina, dal mondo degli spiriti, quindi può essere che... Che poi vedi, davanti a noi abbiamo una roba, una tazza di caffè, io direttamente il thermos intero, perché ne ho bisogno. Giusto. Però ecco, se vedo di sistemare un po' meglio per la prossima volta, Rob, l'audio, eccetera, eccetera, perché è strano che si senta così basso, è tutto sparatissimo al massimo adesso l'audio, quindi... Posso anche provare a parlare un po' più forte, forse sto proprio non parlando, cioè così... Già inizio a parlare con una voce un po' ecco, più adesso normale. Per esempio l'audio ha pinnato fortissimo, è andato appinnato, sul rosso. Appinnato perché ho iniziato a parlare, quindi... Arigato! Oh, Wolven, grazie mille! Ma c'è love! Aspetta, ti faccio grazie il shoutino, che stavo guardando giusto la tua clip su Instagram poco fa, con i tizi che si addobbavano sulla moto. Allora, dicevo, vorremmo parlare delle notizie che riguarderanno la settimana. Quindi ci prepareremo quelle più salienti, quelle più importanti che usciranno nella settimana, ma non solo. La nostra idea è quella anche di portare appunto proprio un talk show, quindi avere qualche invitato che non so adesso se lo faremo magari saltando direttamente la parte delle notizie o magari integrandole con la persona che viene, questo lo vedremo. Ora sono da tablet che intanto mi faccio bello, sei sempre bello Vale. E quindi niente, avremo i nostri invitati, non so se arriveranno già da settimana prossima o quella dopo, insomma adesso vediamo, l'appuntamento sarà comunque settimanale, quindi una puntata a settimana, perché sennò avevamo pensato di trattare anche le notizie, o meglio Rob aveva pensato di trattare le notizie giorno per giorno, ma potremmo uscirne pazzi. Sì, potrebbe essere anche una cosa, però diciamo che per... L'appuntamento settimanale sì. È sicuramente quello migliore, perché in 2 ore di live, comunque 2 ore e mezza di live, riesce a trattare più o meno esatto, tutte le notizie importanti. Puoi spaziare, anche perché non è esatto. Detto che ogni giorno esca una notizia importante, esatto. Magari esce uscito il giochino sul telefono, che come sapete non è che noi ne siamo particolarmente fan del mobile gaming. Allora, proprio a proposito di noi, ormai ci conoscete, sapete chi siamo, però
diciamo, un po' di in retroscena, in modo da poter parlare di videogiochi in modo un po' più decente, ci vuole, visto che se no dite, ma questi perché parlano di videogiochi, che cacchio so. Praticamente, allora, io, almeno io gioco da sempre, quindi lo sapete, gioco da quando sono piccolissimo, fin dai tempi dell'MS-DOS, che giocavo sui giochi su floppy, e quindi ho continuato a giocare per tutta la... Arigato, oh, ma Wolver, ma grazie! Grazie, so much love! Grande Wolven. Tanto amore, Wolven. Per inaugurare questo format, grazie. La Sabina Max. E, insomma, dicevo, ho sempre giocato e ho continuato a giocare senza mai fermarmi, quindi sono passato da tutte le console, quelle che adesso diciamo retro, ma per me non lo erano all'epoca, ero... inizio a essere un po' più vecchiotto, e fino ad arrivare ai tempi moderni, in cui purtroppo il lavoro ti mangia un po' del tempo che avevi da giovane, la classica cosa, adesso hai i soldi per comprare i giochi ma non hai il tempo, e viceversa, quando eri giovane avevi il tempo ma non i soldi. Però diciamo che uno ha sempre cercato di mantenersi sul pezzo, anche nonostante si giochi un po' di meno. Quindi diciamo almeno la mia capacità di poter parlare di videogiochi l'ho più che altro dall'esperienza di aver giocato. Ho anche scritto qualcosa tempo fa, ma in modo molto goliardico, così, nel senso molto easy, su testate piccolissime. Vai Rob, parla un po' di... Vado io. Vabbè, io anche gioco da quando ero piccolo, però ho iniziato con la PlayStation, ho seguito, diciamo, tutta la storia della PlayStation, ho avuto anche Xbox e qualche Nintendo DS, 3DS, però diciamo sono sempre stato legato più a PlayStation. Ultimamente col Game Pass ho recuperato un po' di cose di Xbox, e il mio obiettivo è arrivare poi a poter giocare un po' su tutte quante le console. Ciao Fate. Pettina. E vabbè, mi interesso di videogiochi, poi nel tempo, io essendo laureato in filosofia, ho fatto sia la triennale che la magistrale, quindi ho fatto tutti i 5 anni in filosofia, l'interesse per i videogiochi ho cercato di collegarlo a quello per la filosofia, appunto, e ho aperto un canale che è appunto Plenoctis, che cerca di trattare il videogioco in maniera un po' più profonda, un po' più particolare, un po' più filosofica, quindi anche dal punto di vista della critica videoludica, ma anche di tutte le interpretazioni possibili del videogioco. Cerco di apprezzarlo, quindi anche di coccolarlo, come dico sempre, anche in questo senso, quindi con un po' più d'attenzione e con un po' più di serietà. Ovviamente poi si gioca anche, ovviamente c'è stata tutta la parentesi Baldo che ha rappresentato in realtà proprio una fuga dalla serietà, però diciamo che è diventato anche il tuo cavallo di battaglia. Esatto, è diventato il cavallo di battaglia, di cui poi arriveranno anche magliette, cose, quindi ci sarà anche tutta una serie di cose carine. E quindi diciamo che sostanzialmente il mio obiettivo è quello di trattare il videogioco sotto tutti i punti di vista, quelli più seri e anche quelli più spiritosi, cercando di trattarlo al meglio e di dargli il giusto valore e il giusto peso. E quindi è quello che sto cercando di fare con Plenoctis, e che facciamo anche queste mattine con l'In The Morning. Ci proviamo almeno, anche perché poi comunque, ecco, riallacciandomi al tuo discorso, ricordiamo sempre che il videogioco deve prima divertire, ragazzi. Ci dobbiamo prima divertire, poi diventa tecnicismi, critica, tutto ciò che è il resto, perché è comunque una forma d'arte e va trattata come tale. Però dobbiamo anche divertirci col videogioco, quindi non dobbiamo essere per forza iper seri. Voi lo sapete, io ne parlo sempre con grande passione, ma dobbiamo comunque divertirci, dobbiamo comunque appassionarci senza stare lì a fare oh mio Dio, no, questa cosa ne stai parlando troppo in modo ironico, non va bene, mi stai prendendo in giro il mio gioco. No, queste cose io non le tollero, è una cosa proprio che non sopporto. Non deve diventare una cosa per cui star male, ma deve essere una cosa di base positiva, perché è la passione di tutti, che proprio perché è la passione di tutti viene trattata in maniera interessante e ancora più profonda, perché in questo modo non rimane soltanto la passione di uno, ma rimane qualcosa che può diventare qualcosa in più, proprio una forma d'arte che quindi come tale deve essere trattata. Però chiaramente si parte dall'idea per cui è quello che ci va di fare ed è quello che ci piace fare. Ci dobbiamo comunque divertire, lo faremo, quindi, se no che stiamo a fare? È chiaro. Allora, diciamo, dobbiamo partire con la prima cosa, diciamo, sì, su cosa di questa settimana. Immagino la nostra idea è di farlo durare un paio d'ore questo talk show, anche perché sennò poi il lavoro, appunto, come dicevamo prima, ci mangia l'anima. E direi di mostrare quindi la prima news. Oh, Erin, oh, raga, che Light Train si avvicina, che succede? Grazie, esatto, raga.
Chiediamo alla gente per il format. Grazie, ragazzi. Grazie. Un sacco contento che vi sia piacere. Spero vi piaccia anche l'ambientazione un po' lounge che ho voluto ricreare un po' da... Talk show. Stavo pensando anche di mettere qualche suono, ma ho detto no, pare troppo cringe. Fatto poi, appena ci ambientiamo anche sì, noi, sì, poi parte anche il... Poi inizia a fare come Gerry Scotti e salto sul bancone. Sì, no, esatto. No, anche perché finiamo come la cotta di Halo che stiamo portando, che all'inizio no, dobbiamo fare i seri, dobbiamo parlare, che poi lo facciamo anche, però poi diventa una buffonata, anche perché diciamo che Halo, specialmente il 2, non si è prestato particolarmente al divertimento. Posso servirvi bene a lungo, vai tranquillo Erin, anzi buon lavoro, grazie comunque anche della Sabina. La ricarichiamo su YouTube, sì. Sul mio canale in modo così. La ricarichiamo sul canale di Rob, che potete trovare facendo punto esclamativo Rob, scritto R-H-O-B, e vi dà tutti i suoi social dove andare a trovare, sia su Twitch e su Instagram e su YouTube. Twitch ve lo spammo di nuovo anche così compare il suo bel loghino. E andatelo a seguire, insomma, perché non gioca anche lui, quindi parla anche di videogiochi, ha finito da poco con Stuart Tokyo, e andatelo a seguire. Allora passiamo alla parte della ciccia. E abbiamo anche i nostri fantastici loghini per parlare delle notizie della settimana. Allora, questa settimana qualcosina è successo. Non tantissime cose, ma qualcosina è successo. O meglio, parliamo del fatto che l'E3, come sapete, è stato annullato, ok? Quest'anno non ci sarà il classico E3 come lo conosciamo, quindi niente evento digitale, niente evento in presenza, benché meno niente evento in presenza, ma come ci aspettavamo tranquillamente... Era ovvio... Microsoft ha già annunciato che il 12 giugno farà il suo evento digitale non legato all'E3 né alla Summer Game Fest, perché quella ci sarà. Quella comunque sia ci sarà e farà il suo evento. Cosa ne pensi, Rob, di questa cosa? Quello che penso è che sostanzialmente era ovvio e anche presupponibile anche prima il fatto che non c'è bisogno delle tre per fare in modo che le aziende facciano esatto. I loro eventi, che gli eventi ci sarebbero stati come appuntamento, perché comunque nella mente del pubblico, nell'idea del pubblico, giugno e quel periodo lì di giugno, perché poi il 12 giugno, io non so, di solito Microsoft, se non sbaglio, fa sempre gli eventi tutti di sabato. Sì, e poi di solito sabato... è sempre il primo che si esatto. Lancia nelle tre, diciamo, dei grossi. Esatto, di solito, se non sbaglio, gli eventi erano alle 22, mi sa che quello dell'anno scorso è stato prima. Ci sono stati pure degli anni che Microsoft lo faceva tipo alle 6 del pomeriggio. Alle 6 del pomeriggio, mi sa che quest'anno è alle 19, ora italiana, cioè per noi perlomeno. Sì, alle 19. Per loro, diciamo, il loro pomeriggio in realtà, perché poi in America è pomeriggio. Sì, io mi riferisco sempre agli orari ovviamente per noi, perché noi ci interessano quelli. E diciamo che sostanzialmente era abbastanza ovvio, era possibile farlo, non c'era bisogno. Nella mente del pubblico l'idea che comunque il periodo sia quello e quindi esatto. Tutta l'affluenza ci sarà comunque e ci si aspetta che molti publisher facciano il loro evento. Ciao Moses. Ciao Moses. In quel momento lì era ovvio che ci sarebbe stato. Poi la Summer Game Fest pure dal punto di vista del contenuto penso avrà un appuntamento particolare curato da Geoff Keighley, come è stato anche l'anno esatto, scorso. Esatto, sì. Ciao, Luca. Ma fa un po' da cappello, quindi io non so bene se effettivamente questo evento poi rientrerà all'interno della Summer Game Fest in base agli accordi, perché poi fa proprio da cappello, nel senso che secondo dice me no. Tutto quanto sotto, dice che non entra proprio nemmeno nella... No, secondo me si faranno il loro evento con Blackjack e Squillo di Lusso, come si dice, e... si faranno proprio gli affari loro, come lo farà probabilmente sempre Nintendo con il Direct, non si mischierà okay. Minimamente, perché anche il Direct ancora non è stato annunciato, le mie sono supposizioni, ma figurati se non lo fanno. Ciao Gloria, buongiorno. Ciao Gloria, buongiorno. Scusate la mia voce che è un po' cavernosa, ma ho un po' di mal di gola stamattina e ho un po' la voce bassa. E quindi sì, si faranno i loro eventi, anche perché... Quello che mi chiedo è, Nintendo di solito fa la solita treehouse, no? Dopo il suo Direct. Ci sarà stavolta, secondo te? Secondo me no. No, secondo me no, secondo me Paranco. Gli eventi saranno... No, Paranco. C'è anche Digirot. Ho scritto male, sono proprio tragico, scusami. buongiorno Digirot. Secondo me no, secondo me gli eventi saranno sostanzialmente tutti quanti digitali. Quello che mi aspetto sono due possibilità, diciamo, nella mia testa, è che
gli eventi di, cioè Sony secondo me farà un suo evento, però secondo me come l'anno scorsi ne farà tipo due, nel senso che farà tipo un evento a maggio, magari si prende come l'anno scorso, anche si prende come ha fatto anche quando ha annunciato Death Stranding, se ci ricordiamo, sì. Si è fatto quell'annuncio, se l'è fatto se non sbaglio gli ultimi giorni di maggio, quindi poco dopo, sì, i primi di giugno, poco prima che poco poi prima partisse delle tre, in modo da prendersi diciamo l'apertura, e poi di solito si prende la chiusura. Sony si è sempre presa la chiusura delle tre, si è sempre chiuso Sony più o meno, è sempre stata l'ultimo giorno, martedì notte diciamo, era verso l'una se non sbaglio, che chiudeva un pochettino. Poi mi sa che il giorno dopo c'era comunque anche Nintendo, però cioè, faceva il treno, sì, di coda. Ma Nintendo è sempre stato un po' distaccato, a parte distaccato, quando sì, c'era con Reggie, quando facevano proprio lo spettacolo sul palcoscenico, che a me personalmente piaceva. Sì, devo dire. Ma pure gli eventi sul palco anche, comunque. Esatto, anche quello di Microsoft. Anche raccontati diversamente, però diciamo che quindi mi aspetto che tutti gli eventi un po' ci saranno. Non so se publisher come Capcom, come Konami vabbè, come sì, come si amalgameranno, secondo me si amalgameranno agli altri, esatto, forse a loro conviene, se non hanno proprio un insieme di titoli da presentare che sì, sia corposo, ci sai, sono 5-6 titoli che devo mostrare, allora faccio evento. Secondo me quello che succederà è che qualcuno farà accordi con Microsoft, qualcuno farà accordi con Sony, qualcuno farà accordi per stare all'interno del summer, della cerimonia del Summer Game Fest. Oddio, io mi aspetto che il Summer Game Fest sia un po' la festa dell'indie quest'anno, perché mi aspetto una bricca carrellata di giochi indie, che per carità è più, anche più facile da mettere in palinsesto, insomma. Esattamente, anche più rapido da mostrare. Sì. Però c'è anche da dire che, vabbè, Geoff Keighley, che è poi quello che lo cura, ci ha sempre avuto, diciamo, il collegamento con quei giochi che a livello di industria muovono più soldi. E sì, quindi i vari, che so, può essere Genshin Impact, può essere Fortnite. Esatto, ok, sì. Diciamo il gioco di massa, sicuramente. Sì, vabbè, Digiworld, aspetta. Non arriveranno mai queste cose. Questa cosa... Noi... Allora, già che hanno annunciato già il DLC di Cuphead, che si pensava disperso nell'oltretomba, già è tanta roba, quindi la speranza è l'ultima a morire, per carità. Ma secondo me ormai Silksong è fuori tempo. È fuori tempo massimo, nonostante abbia tanti fan, abbia tante persone che lo aspettano, ma dovrebbe uscire come titolo a sé, non come DLC o come cosa. Cioè proprio un gioco nuovo legato al mondo di Hollow Knight, proprio intero, grosso, e quindi non direttamente collegato al primo Hollow Knight. Perché se no ormai è fuori tempo massimo, cioè veramente troppo. Sì, molti titoli stanno anche diventando quasi vaporwave a livello percettivo, almeno. Sì, troppo. Anche Little Devil Inside, cioè io penso che si vedrà. Io quello me l'ero totalmente dimenticato. Invece esiste, perché ogni tanto poi ritorna su Little Devil Inside, perché che fine ha fatto quel gioco? Cioè, come quel gioco in pixel art che avevano annunciato, mi pare, proprio sempre durante un E3 o l'Indie Game Show, non mi ricordo. Quello tipo Blade Runner, esatto, sparito nel nulla anche quello. Come si chiamava? Nice qualcosa? Sì, ma hanno fatto vedere un trailer. Anzi, se volete lo cerco anche, ce lo guardiamo. Sì. Visto che così facciamo vedere anche l'effetto. Mi hai detto come si chiamava? Night, però non mi ricordo qualcosa. Night, però non mi ricordo. Vediamo se lo trovo. Il nome. Domanda a te che sicuramente vi avranno già detto. Come vi siete conosciuti? Con Twitch? Sì. Noi ci siamo conosciuti con Twitch, poi tra una cosa e l'altra siamo diventati amici, e quindi ecco. Per fortuna abitiamo anche relativamente vicini. Esatto, abitiamo anche un'oretta, diciamo 40 minuti di distanza, quindi sì, riusciamo anche a vederci esatto, di persona, insomma. Si chiamava The Last Night. Ah, vedi, Night c'era però. Il Night c'era, cioè lo vediamo, aspettate, vi metto la schermata. Scusate che adesso è la prima volta che facciamo questa cosa, quindi facciamo così e non parte, sono contento, aspettate adesso ve la sistemo. Oh, ecco qua, vai con la clip. Troppo alta. Questo gioco è stato mostrato durante uno degli eventi. Mi intrigava, come sapete io sono particolarmente fan del cyberpunk, del retrowave, del vaporwave, come lo vogliamo chiamare, ormai ha 2000 nomi. Ed è sparito nel nulla, raga. Perché? Cioè,
è anche vero che ultimamente fanno degli annunci, secondo me, troppo presto e in modo sbagliato. Io ricordo anche l'annuncio della remastered dell'avventura grafica di Blade Runner, appunto. E poi si sono accorti che mezzo codice non lo avevano. Io dico, no? Santa di quella pazienza. Verifica prima che c'hai tutto e poi dopo... Esatto, verifica che... No, cioè che... Se no, che stiamo a fan? Questo gioco era interessante, esatto. È vero che ne presentano sempre vari così, per esempio c'è anche quell'altro titolo che avevano presentato. Sì, anche quello molto simile a questo che io all'inizio pensavo, ok, hanno riadattato quello e invece no. Invece una cosa differente, si chiama Replaced, mi pare. Sì, Replaced. E anche quello... Purtroppo, ecco, la comunicazione in generale va un po' così, nel senso che ultimamente fanno molti più eventi uno con l'altro, tipo Sony fa praticamente quasi due State of Play ormai al mese, quasi nei periodi, diciamo, maggiori, però comunque non si riesce a fare una comunicazione costante sui titoli. Cioè è questa cosa che comunque poi porta a Microsoft a fare quel suo grande evento e ad attendere il grande evento, perché io quello dico sempre, nonostante tu faccia lo State of Play o faccia anche Xbox ogni tanto fa degli ID Xbox sugli indie, comunque che fa delle potrebbero cose risparmiarsi o almeno farli un po' più corti? Assolutamente. Però poi alla fine uno si aspetta il grande evento. Anche la PlayStation Experience, sono 3 anni che si chiede di arrivare alla PlayStation Experience e la PlayStation Experience poi non c'è mai. Sì, esatto. E quindi spero ci sia un evento. Ok, ritorniamo alla nostra sezione news e rimettiamo tutte cose. Ok, vai. Perfetto, ritorna con... E, sono gli stessi di Uncanny Valley. Oddio, qual era Uncanny Valley? Vedi, cioè, ormai è il problema. Allora, io questo volevo riallacciarmi anche al discorso che dicevi che c'è la comunicazione che purtroppo adesso è un po' più frastagliata. Però è anche vero che ci sono una valanga di titoli. Anche sì, alcuni interessanti che finiscono nel dimenticatoio. Tipo, questo mese è uscito quel gioco di Konami, quello tipo Cluedo. Non se ne è fatto di pezza nessuno. No, era interessante. Non l'ho ancora provato. Però, mi intrigava, cioè... però vedi, appunto, non l'ho ancora provato perché ho ancora il mondo da giocare. E il problema è quello, nel senso ci sono molti più giochi rispetto ad un E3 di una volta che magari poteva essere più easy. E che molti più indie hanno effettivamente pubblico adesso e molti più titoli vengono fatti perché l'industria si è evoluta veramente tantissimo. E... Cioè, per dire, anche solo banalmente, le PlayStation 5 vendute sono state lo stesso quantitativo di PlayStation 4 vendute nello stesso periodo, ma la domanda è almeno raddoppiata, nel senso che le PlayStation 4 all'uscita c'erano, potevano essere acquistate, sì, non c'erano mancanze di scorte. È assurdo che ancora ci sia questo problema. Sono state vendute 20 milioni di console, adesso sono state vendute 20 milioni di PS5 nello stesso periodo, quindi in realtà ha venduto come PS4, ma la domanda con è la carenza, esatto. Per questo si sente la carenza, per questo molta gente dice non ci sono, non riesco a comprarle, vuol dire che il doppio del pubblico in 7 anni. Che è vero che c'è problemi di produzione, ma c'è anche molta più domanda. Quello è infatti, cioè, perché uno dovrebbe dire, beh, Sony ha fatto un lancio fallimentare di PlayStation, invece ha venduto quanto e potenzialmente di più rispetto a... Stessa cosa Xbox, raga, Xbox ha venduto molto più di 360, che era la sua ammiraglia, diciamo, il suo fiore all'occhiello. Cioè, che è la console che loro è andata meglio. Quindi, esatto. Assolutamente, c'è proprio una domanda allucinante, c'è il fatto che poi con il Game Pass, con questi servizi in abbonamento, con Steam Deck che arriverà, con Stadia, comunque a livello anche solo di comunicazione, l'idea che tu possa prendere un gioco qualunque e giocarlo in qualunque momento, compresi gli smartphone, è una cosa che ha sdoganato il videogioco ormai in qualunque momento. In ogni modo, più che altro, perché la gente ormai ci si approccia letteralmente nel modo che può preferisce, ci si può veramente allacciare in qualsiasi modo, perché io stesso ho usato più volte il Game Pass tramite il telefono, con il cloud, esatto. Cioè proprio la comodità di poter accedere anche a tutto. Uno sviluppatore dice, io il gioco indie lo faccio perché comunque un pubblico ormai ce l'ha, modo o nell'altro. Assolutamente. Se è Game Pass, se è un'altra cosa, se è Steam, in un modo o nell'altro ce l'ha. E Steam Deck potenzialmente potrebbe essere anche una ottima cosa per tutta la libreria Steam che magari è legata al computer. Esatto, e io dico sempre poi, ben vengano gli indie perché gli indie osano.
ovvero sì, riescono a dare quel gameplay o quell'idea particolare che magari un AAA non inserisce. Parlo sempre di livello di gameplay, non di livello di trama, perché spesso gli indie magari scarseggiano o comunque sia sono più ristretti. E, perché con il gameplay l'indie può usare, perché ha un pubblico che praticamente deve essere ancora fatto riguardo a quel determinato gioco, e quindi può permettersi di fare un po' quello che vuole. Ciao Andy. Ciao Andy. Quindi sempre tu Andy, ogni volta che arrivi ti chiami fuori da automaticamente, non capisco. A proposito di indie cyberpunk, domanda per Max: hai giocato Cloudpunk? Aspetta, perché mi ricordo il titolo, quindi sicuramente non l'ho giocato. Io però non l'ho giocato. Mi ricordo il titolo. Vediamo un po'. No, sai che non ce l'ho presente? Infatti nemmeno io. Me lo segno. Perché sembra un sacco carino. L'ho sentito nominare. Sì, il titolo non mi è nuovo, però non... Ah, forse ho capito. L'ho visto... L'ho sentito, poi ho detto, ecco, questo lo devo giocare, lo devo vedere, poi ovviamente è passato... Grazie, Paranco, me lo segno. Comunque, come state? Tutto bene, Andy. Stiamo iniziando a chiacchierare un po' della prima news. Siamo ancora alla prima, dopo, ecco, 35 minuti di live. Però, e ne abbiamo più di 8. Però va bene. E, purtroppo la pubblicità è partita mentre stavi parlando. Ok, scusate, dicevo, no, non lo conosco di nome, ma non l'ho mai giocato, però me lo segno perché me l'ero totalmente dimenticato. Io devo ancora recuperare anche Ghost Runner, cioè stanno un botto di Ghost Runner è molto bello. Ghost Runner però bello, ti fa tirare giù tutti i muri. Te lo dico, va giocato su PC, non lo giocare su console. Cioè, oddio, non l'ho provato su console, però è talmente frenetico che devi giocarlo su PC, secondo me. Ogni tanto bevo, ma la gola... lo so, ma non... Cioè, ma... Cioè, poi, hai capito, Andy? Cioè, io non posso offrirvi me stesso e giocare 40 ore di Baldo e poi contemporaneamente devo giocare anche tutti gli altri titoli. Già anche su console, tranquillamente. Ok, sì. Ok, perché, non lo so, io su PC ero talmente veloce nel muovermi che mi chiedo come sia possibile su console, però magari là me lo vado poi a prendere su console, perché tanto ce l'ho dato col Plus. L'hanno dato col Plus, quindi... La cosa più assurda è il backlog dei titoli retro. In questi giorni sto giocando per la prima volta al primo Quake, per quello, caspita. Quello, cioè... No, io per esempio sulla parte retro ho molto meno backlog rispetto a quello che ho adesso. Sulla parte retro, perché una volta appunto mangiavo di tutto, raga, qualsiasi cosa mi si riproponeva, e perché poi mio padre dal lavoro mi portava giochi che gli davano i colleghi, le cose varie, quindi io giocavo una valanga di roba, fortunatamente, e ho sempre avuto un computer dentro casa, fin da piccolo, quindi meno male potevo giocare, avevo accesso ai giochi e ho macinato di tutto. Adesso che lavoro, lavoro tanto... Quindi lavoro, perché lavoro più di 50 ore a settimana e quindi ho meno tempo per giocare. Sì, poi la cosa che per esempio a me pesa un pochino è il fatto che io, avendoci nel tempo un metodo critico e una visione critica che si è sviluppata negli ultimi, diciamo, 5 anni, possiamo dire, poi si è sviluppata, negli ultimi 2 anni è diventata una cosa precisa, anche se ho giocato e mi ricordo di aver giocato un sacco di titoli, non riesco mai a parlarne davvero perché dovrei sempre rigiocarli alla luce di quello che della penso, maturità. Esatto, della maturità che ho raggiunto adesso, e quindi ogni volta dico sì, io l'ho giocati pure, però non saprei che dire, cioè posso anche dire sì, bello, me lo ricordo bello, poi vado a rigiocare adesso, questo è totalmente tutto l'argomento dell'effetto nostalgia che ho fatto su Instagram giusto ieri, del fatto che dobbiamo scindere un po' da quello che poi è l'occhio critico di adesso e il ricordo, oh mio Dio, quanto era bello all'epoca. Ma adesso era bello o era bello solo perché noi lo vedevamo bello con l'occhio del bambino? C'è questo, chiaramente. Ho giocato delle cose con una pazienza, poi ecco la cosa che c'ho anche adesso. Uno era anche meticoloso nel giocare. C'ho anche adesso, ma mi rendo conto che ho finito delle cose, ho giocato più volte delle cose, ma anche la frequenza di giochi. Cioè, ho giocato vari titoli, ma io per esempio ho giocato Resident Evil 4, ma anche Resident Evil 2. Resident Evil 2 io credo che di averlo finito 50 volte, 60 volte, cioè, è una roba assurda. Resident Evil 4 l'ho finito almeno 25-30 volte. Io da piccolo ho giocato tantissimo al gioco del quinto elemento su PlayStation 1. Apocalypse, sempre Bruce Willis. Perché giocare al gioco del quinto elemento? È come quando da piccolo mettevi la cassetta e te la rivedevi 47 volte, il VHS 47 volte. È sempre lo stesso film, perché te lo stai vedendo 47 volte? È la stessa cosa.
Sì, da piccoli. Alla Vale dice: avreste qualche avete qualche gioco che vorreste, di cui vorreste vedere una remastered? Allora, io volevo Mass Effect e l'hanno fatta. Questa è la domanda. Che poi non remake, quindi remastered. È una bella domanda. God End per PlayStation 2. Mi piacerebbe un botto, perché quel gioco mi è piaciuto un casino e nessuno se l'è filato su PlayStation 2. Cioè, pure remake, dicevi. Io probabilmente allora, God End. Io faccio una parentesi riguardo a queste cose, perché di base non sono molto favorevole né alle remastered, forse alle remastered un po' di più che ai remake, nel senso che secondo me andare a creare versioni una sull'altra dello stesso gioco, anche se serve per anche una portare avanti la sua storia, che magari viene dimenticata proprio perché il gioco è troppo vecchio e di difficile da giocare, e un po'... sono un po' sfavorevole a questo, però dall'altra parte alcune cose sicuramente sarebbero da recuperare con una remastered. Tra l'altro sono d'accordo anche con Digi, che dice il remake di Code Veronica. Code Veronica è un po' nell'aria, diciamo che... Secondo me lo faranno e sarei pure contento, sarei pure contento. Però, un po' nell'aria. Sì, mi piacerebbe questo... E sempre anche di Mikami come God End c'è anche Shadow of Damned, che magari ripensato poteva essere un gioco interessante. Era interessante, però secondo me era noiosetto. Non so, a me ha annoiato un po'. A me ha annoiato un po'. Poi forse non so, non mi viene in mente qualcosa. Sì, sul momento magari no. Sto contento che stiano facendo quella specie di remake remastered di Dead Space, ma ho anche paura. Però come abbiamo paura di quello di Prince of Persia che abbiamo visto, esatto, che è uscito fuori. Dead Space secondo me ha bisogno di un upgrade per riportarlo grafico, anche solo, diciamo, anche solo di ambientazione, cioè si può fare tranquillamente senza andare a attaccare il gioco originale, quindi anche questo diciamo che va bene. Io diciamo che però, con questo argomento mi allaccerei anche a quello di cui volevamo parlare successivamente, con il fatto degli abbonamenti, no? del PlayStation Plus, così iniziamo anche a macinare qualche altra news, quindi togliamo questa e andiamo sugli abbonamenti. E visto che Sony ha intrapreso una politica, diciamo, di adesso finalmente di mantenimento dei vecchi giochi. Addirittura ha fatto il ministero del, esatto, team incredibile, gli Avengers, la salvezza dei giochi, del ricordo, della memoria e del mondo PlayStation. Bellissimo studio, grazie. Much love. E ecco, visto, perché ci dici vabbè, là, perché però parlate degli abbonamenti, perché in uno dei nuovi abbonamenti c'è appunto la possibilità di giocare in un catalogo, che ancora non è ben chiaro quanto sia questo catalogo, di giochi retro PlayStation 1, PlayStation 2, PSP addirittura, PS3, e quindi forse è stato fatto anche per questo, per poter poi inserire i giochi successivamente in questo catalogo e rinfoltirlo un po', perché essenzialmente questi nuovi abbonamenti, che ricordo usciranno a fine giugno, da noi 22 giugno, anzi guardate, vi metto anche la schermata con gli abbonamenti, in modo che così potete vederli tranquillamente. Aspettate, ve le metto con calma, così, ecco qua. Allora, ve li metto qui, ragazzi, come vedete la schermata è un po' così, adesso cerco di mandarvela sopra la mia capoccia, in modo che così potete leggere bene anche voi. E avremo gli abbonamenti della PlayStation, che adesso è uno solo, come sapete, il PlayStation Plus e basta, diviso All Now, che però è una sorta, sono separati, e quello che puntano questi abbonamenti è proprio il fatto di voler unire diciamo un po' a grandi linee le due cose. Aspettate che leggo un po' di chat. A me basterebbe anche la remastered e boom. Oh, Logan, grazie. Ciao ragazzuoli, grazie. Benvenuti. Aspetta, faccio sciadino. Allora, vai, ciao da. Benvenuti, buongiorno. Ecco qua. Scusate, recupero un po' di chat. Sono invecchiati malissimo. Quali? Aspetta, di quale? Ah, di Legacy of Kain, la remastered. Secondo me non succederà mai. Ve lo dico perché è proprio come dicevo anche per il DLC di Hollow Knight, è fuori tempo massimo. Cioè, nel senso, ormai nessuno sa minimamente chi è più Kane sul River e quant'altro, a meno che, ecco, dei dinosauri come noi,
che si ricordano. Dovrebbero fare un remake a quel punto, un reboot, però un remake, un reboot, ma a quel punto, proprio perché comunque non è un brand così famoso, esatto, sarebbe medio budget, cioè sarebbe un doppia A, e quindi non uno, cioè sono quelle operazioni che rischiano di essere operazioni a metà, cioè con un po' il braccino corto, per cui non esce né, come un po' Medieval, quello che hanno fatto, che non sono riusciti realmente, da quello, io poi non l'ho giocato perché non ho giocato manco gli originali, però da quello che dicono molti che lo apprezzano, in generale lo apprezzavano, c'è stata un po' la cosa di non aver fatto un prodotto davvero di qualità per gli anni in cui è uscito Medieval, sì, attuale. Sì, sì, ma oddio, io l'ho giocato, a me non... Ci sta? Cioè, ci sta alla fine, è quello che avevamo prima riproposto, cioè, né più né meno, fatto meglio, un po' sistemato, okay. Quindi non... Non è nulla di, cioè, a livello tecnico, non, benissimo. A livello tecnico non è un granché, okay, okay, ah, vistoso. Io parlavo più che altro dell'effetto, appunto, di vibes che ti dà il gioco, come quelli di una volta, e su quello riesce bene, okay, ma a livello tecnico ha dei, per esempio, dei cali di framerate drastici. Questo è evidente perché non gli avranno dato chissà quale budget, esatto, perché ovviamente non potevano fare chissà quale, magari avrà un, non so, un codice, cioè, sporco, un motore grafico pesante, questo non lo so, però sta di fatto che a livello tecnico scarseggia, quello sì, però quindi riesce comunque a restituirti quei ricordi che avevi del gioco abbastanza intatti. Cioè, senza dire, oh mio Dio, no, è ingiocabile. Quindi sarà che io poi il primo l'ho giocato, è uno dei giochi che ho giocato 27 miliardi di volte su PlayStation 1. Io mai giocato, mai giocato. Ma come mai? Perché è strano, perché comunque, cioè, PS1 ha avuta tranquillamente, questo è uno dei titoli che per qualche motivo non sono mai capitati a tiro, diciamo. Non so per quale motivo non l'ho giocato. Ho giocato delle cose assurde, cioè io ho giocato sempre perché c'era un destino Napsteam nella mia squadra. Ho giocato Gekido tanto, tantissimo. Dai. Che non era male da giocare. Dai, alla fine non è così tragico, dai. No, non è tragico, anche se poi rivedendolo adesso, però è all'epoca. Io ho giocato per mesi interi al gioco di Monster Rancher. Grazie al cazzo, infatti. Cioè, però, Cioè, capito? Hanno giocato, quindi. Il gioco di Monster Rancher l'ho giocato, che era una cosa abbastanza ignobile. Adesso era uscita anche la remastered su Nintendo Switch e mi ho evitato di prenderla perché ho paura di rovinarmi quei bei ricordi che ho. Allora, esatto. Quindi ho proprio omesso, anche perché la cosa bella di quello che ricordo che mi emozionava di quel gioco era il fatto che tu potevi inserire i dischi che trovavi dentro casa all'interno della console e ti restituiva il mostro in base al disco, sì, che inserivi. Era una cosa assurda, che era bellissimo. Ancora mi ricordo che inserendo il gioco di Dune 2000 ti dava la fenice, quindi pensate quanto mi è rimasto impresso, al punto che mi ricordo il gioco che tipo di mostro ti dava. Che mostro ti dava, sì sì sì. Comunque, fra le remastered remake, che poi quella che poi nominano un po' tutti, cioè più che altro remake a quel punto, è Dino Crisis, perché un po' tutti quanti penso che tu non lo vorresti? Non lo so, perché non, cioè, se me lo rifanno come Resident Evil 2, capito, precisato come il 2, esatto, sapendo che esiste Resident Evil 2, però esiste anche Resident Evil 3. Esiste anche Resident Evil 3. Il problema però è esiste quello. Anche Resident Evil 2. Quindi bravo, 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 Digi, pure Parasite Eve lo vorrei. Che, ecco, Parasite Eve io non l'ho mai giocato. È uno di quei titoli che backlog che ho nel retro, che non ho mai giocato. Adesso Andy dice quel gioco che Capcom ha presentato bruttissimo, vale, quello dice, avete mai giocato a Sacred? Sì, Sacred l'ho giocato, io no. Poi era il periodo quello in cui mi ero particolarmente fissato con i CDR, ancora adesso, però ero fissato con Baldur's Gate, Neverwinter, tutti questi giochi così, sì, Torment, Exo Dinosauri, l'ultimo che hanno presentato. Che bello, tutti a Dino Crisis, raga, non è Dino Crisis. No, anche perché cioè, l'inizio è dinosauri, Dino Crisis, poi lo vedi e fai, però spero che non sia Dino Crisis. Hai capito? Non è molto bello. Quello è un altro gioco. Non va molto bene. Allacciandoci al discorso che facevamo anche l'altra volta durante Halo, di cui hanno fatto il trailer, la gente, oh mio Dio, i dinosauri, raga, trailer di merda. È sì, bruttissimo. Sì, no, ma anche esteticamente è brutto, sempre per quei giochi che spariscono, cioè Pragmata sparito. Quello pure sparito. Oh, oddio, avevano dato qualche notizia qualche mese fa, mi pare. Hanno detto qualcosa, ma proprio tipo, raga, ci stiamo ancora a lavorare. Ciao. Sì, 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 va bene. Però... No, è assurdo. Discorso... Ecco, Andy, esatto, è quello. La gente si è hypata su quella roba e fai...
discorso PlayStation Plus e quindi sì, nuove attività, lì il discorso è particolare, nel senso che il vantaggio sicuramente, cioè ciò su cui punta Sony, ha capito che deve puntare su quello, anche lì sempre perché il mondo glielo sta dicendo da anni, ma è come, cioè, è come Ubisoft che dice, come quel dirigente di Ubisoft che dice, c'è stata, è uscita anche la notizia che dice forse gli open world infiniti non è proprio la maniera migliore per fare giochi, e tu gli fai grazie. Dai, sembra sempre il re quello, no, che c'ha il capitano ovvio, cioè è il re quello che c'ha tutti gli sgherri intorno che gli danno le idee, e poi fa mi è venuta un'idea, e quegli altri fanno sì capo, lei ha avuto una bellissima idea, e le hanno data, sono anni che gliela stanno dando, gliela, cioè, stanno dicendo, continuiamo a fare sempre più grandi, che tra un po' nel mezzo non c'è, esatto, niente, neanche le texture ci mettono, esatto, e quindi è ugualmente Sony, il mondo gli sta dicendo ma ci fate giocare i titoli vecchi, dateci la possibilità di giocare, quindi Sony può sicuramente puntare su quello e deve puntare sicuramente su quello, e gli abbonamenti infatti in realtà spingono per farti fare l'annuale del premium che è quello qui che lo vediamo in sovraimpressione, oh mio Dio, abbiamo uno studio per dire sovraimpressione, esatto, sovraimpressione, fantastico, infatti come possiamo leggere anche qui dice offre tutti i vantaggi a livello essential ed extra, ok, include 300 giochi aggiuntivi tra cui giochi per PS3, un catalogo di grandi classici tra PS1, PS2 e PSP. Questo catalogo, a quanto so, ancora non è stato tirato fuori, non è saltato fuori. Quindi io sono ancora molto dubbioso su quello che fare. Il problema è un po' il prezzo, ok? Perché, sì, come vedete, arriviamo a 17 euro al mese, 50 euro ogni 3 mesi, 120 euro all'anno. Che diventano, diciamo, che diventano annuali, non è così alto, non è così alto il prezzo complessivo, però certo, mensile è un pochino altino. Hanno annunciato 7 giochi. Vabbè, 7 giochi. Da adesso, vabbè, è chiaro, hanno già detto 7 giochi, poi saranno di più, ovviamente. Dicono 340 giochi. No, ci saranno. A me 340 giochi mi sembra un po' tipo quello quando c'era Power Play e Super Joy, c'è anche il Super Mario, il tennis. Cioè... Sì, là dentro c'è sta roba che non c'ha. Che poi erano sempre lo stesso Super Mario riproposto 47 volte, versioni bootleg incredibili. Con colori diversi, colori diversi, Mario blu, Mario rosso. A me quello che mi ha triggerato un po' degli abbonamenti di PlayStation è l'extra, quello di mezzo, diciamo, il mediano. Perché praticamente ti dà quei giochi PS4 e PS5, però mi vanno poi a diminuire sull'essential quelle che ti danno mensilmente. Quello mi dà un po' fastidio. Perché che tu mi dai 400 dei giochi PS4 e PS5 più divertenti, oh mio Dio, incredibile. Ti diamo anche un set di pentole in omaggio. Però saranno sicuramente... tutti quelli che avranno già dato anche con il Plus, con la transizione. E con il Now, quindi... No, sai qual è la cosa? È che, allora, di base loro non possono proprio realmente fare il Game Pass con i giochi nuovi al lancio, perché non ha senso per Sony a livello di modello di business, ma in realtà non ha senso nemmeno per Microsoft, nonostante comunque, cioè, l'investimento fatto da Microsoft è stato in perdita per parecchio. Però adesso ripaga. Ripagherà ancora, esatto, di più nel momento in cui loro diranno, fra 2-3 anni, fra 4 anni, diranno, sai che c'è, fra televisioni, smartphone, cose varie, cloud, tutto quanto, noi abbiamo 1 miliardo di giocatori. Ma Sony avrà venduto 120 si sono presi anche una bella fetta da Sony, dai giocatori di Sony, soprattutto durante il periodo quando il PS5 era proprio introvabile. Anche perché si può fare entrambe le cose, nel senso che avendoci un abbonamento tu puoi avere console Sony, oppure giocare a giochi Sony e poi giocarti comunque il Game Pass. Quindi capita però spesso anche di dire a chi deve comprare entrambe una delle due console, e dico chiaramente, guarda, dipende quello che vuoi giocare. Se vuoi giocare tanta roba subito, fatti un Xbox col Game Pass e giochi a una valanga di roba, esatto, specialmente se non hai, magari, sai, hai bypassato il periodo PS4, Xbox One, quindi lì hai veramente il mondo da giocare. E io che bene o male, come prima console, ho sempre scelto prima Sony, poi Microsoft, non sono sonaro, raga, perché le compro tutte, però adesso mi viene da consigliare l'Xbox.
Se, certo, poi ovvio, se mi dici guarda, voglio giocare The Last of Us, allora ovvio. Certo, quindi... voglio giocare Horizon, non puoi so fare, chiaro, poi. Comprito, no, più che altro le esclusive, console. Perché poi è chiaro che sono le esclusive quelle che muovono l'acquisto della certo. console. Però nell'idea di Microsoft c'è, secondo me, proprio la cosa di dire: noi arriveremo fra 5 anni ad avere 1 miliardo di giocatori, miliardo ovviamente esagerato, però 1 miliardo di giocatori potenziali fra tutte le possibilità, dove noi il Game Pass ce lo mettiamo fra un po' anche nel microonde, fra un po' anche nel forno, lo mettiamo dappertutto. Che succede? Che Sony non può fare questo ragionamento, pure perché Microsoft per fare questa cosa ha investito un sacco di soldi, un sacco anche con le acquisizioni, quindi Sony non può fare questo, quindi quello che può fare è giocare sui suoi cavalli di battaglia, che sono la storia di PlayStation, che ha fatto la storia, anche perché almeno in Europa, in Italia soprattutto, console e videogiochi significa PlayStation, perché sì, come scena PlayStation 1, anche se stai a giocare all'Xbox, cioè una volta era lei... Nintendo, però attenzione, vabbè, prima di PlayStation 1 c'era il Nintendo, e quindi adesso recuperiamo sì, sì, poi anche il messaggio lungo, finisco il concetto su questa cosa, e quindi loro possono giocare su questo. Il problema qual è che, come al solito, Sony, secondo me, in questa fase è un pochino spaventata, ma è spaventata perché si trova nella via di mezzo, nel senso che ha tutto un brand fortissimo, perché è fortissimo, e Sony è fortissima, però nel momento in cui si ritrova con tutto un mondo che va in una direzione e che considera Game Pass la cosa più bella mai accaduta, mai scesa in terra, si ritrova dall'altra parte a dire: sì, va bene, ma io fra dieci anni, ciao Moses, che mi ritrovo, buon lavoro, ciao Moses, che mi ritrovo, e dall'altra parte non può nemmeno dire: ok, mi invento una magia e faccio un abbonamento unico a un prezzo tot, perché comunque c'ha una storia, perché gli è andata fino adesso comunque relativamente bene di abbonamenti di PlayStation Plus, sì. Comunque alla fine, mi pare che, se non sbaglio, erano tipo 60 milioni di abbonati, sì, ma anche perché comunque sia per giocare online ti serviva, era necessario, quindi per forza di quindi, cose. Hai un sistema che fino adesso ha comunque legato i giocatori, e quello di dargli titoli mensili. Hai un PlayStation Now che hai fatto partire in realtà anche prima di Microsoft, che comprò un'infrastruttura peggiore. Che no, faceva proprio acqua, diverso. Faceva proprio acqua. Io ho provato a giocare dei titoli PS3, no, FPS, no. In streaming, praticamente, cioè veramente no. Come giocare al nulla, cioè veramente premi una cosa, compare 5 minuti dopo, magari è migliorato. E non vuoi perdere quello, allora sì, fai quanto so è migliorato, però non reggeva comunque il confronto con il cloud di Game Pass, cioè. Sì, sì, è chiaro. E quindi fai un sistema ibrido che, secondo me, rimane, cioè, io non l'ho vista così tragica, cioè, alla fine farti l'annuale di premium ti finisce a costare tanto, effettivamente, però dall'altra parte non hai nemmeno così, cioè, una libreria, poi puoi anche decidere di fare mensilmente quello che ti serve, anche con Game Pass. Io, perché ormai per facilità lo pago tutti i mesi, però in realtà voglio anche decidere, cioè, io ci sono mesi in cui io non gioco a niente su Game Pass. Io ora il 90% delle volte. Quindi sono 12 euro, 13 euro, perché ho l'Ultimate, 13 euro che gli do direttamente così, senza nulla, per abitudine, alla fine sì. Sono solo 13 euro. Come si fa questo, si fa anche quell'altra cosa, se c'hai un gioco da giocare in un certo momento te vai a fare l'abbonamento, quindi io recupero un attimo la chat, perché ho letto Vale che diceva: avete sentito che nell'abbonamento di Nintendo forse ci saranno i giochi del Game Boy? Sì, sono ancora rumor, però dicono che ci dovranno inserire quelli Game Boy Classic, quindi quello bianco e nero, e quello Game Boy Advance. Diciamo che la retro console, la retro, viene il termine, va bene. I retro giochi che inseriscono sull'abbonamento Nintendo lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso, sono messi lì tanto perché ti devono giustificare il pagamento dell'abbonamento Nintendo, perché ricordiamo che c'è anche Nintendo al suo abbonamento che si paga per poter giocare online. Adesso fortunatamente è diventato più conveniente, perché ti ci hanno inserito i pacchetti di espansione dei vari giochi, come le piste di Mario Kart 8 e l'isola extra di Animal Crossing, e so che adesso hanno messo anche la parte extra di Splatoon 2, quindi già con quello ha molto più senso pagare l'abbonamento extra, quindi quello in più che ti aggiunge anche i giochi Sega Mega Drive e Nintendo 64, perché sennò avere l'abbonamento base praticamente non ti dava più nulla, cioè parte la possibilità di giocare online anche lì. Perché costa una cavolata rispetto a tutti gli altri, perché soprattutto se fai quello famiglia diviso per gli altri, perché ricordiamo che le politiche dicono
di non dover sezionare l'abbonamento con gli amici, ma solo con la famiglia. Io sfido chiedere a qualcuno se veramente lo divide solo con la Poi, famiglia gli abbonamenti. famiglia è dove è il tuo cuore, quindi. E Esatto, infatti. E anche dove c'è Barilla c'è casa, io dove chiamo. vai a casa, quindi alla fine io ho la mia famiglia, sono i miei amici, ma di il contrario. capito? Eccola. Risolto il problema. Infatti anche la cosa che diceva Spotify, no? Che dicevano no, perché la divisione verrà tracciata dall'IP, ma che vuol dire? È Cioè, come Netflix, e mo gli va più bene che sì. condividi gli Prima il appuntamenti. cuore quando ti concedi la password alla tua dolce metà, Sì. mo no. Che poi pure su Netflix ci sarebbe pure da aprire il discorso di come sta trattando la gente, secondo me, Poi ci tra collegheremo l'utente anche, arriveremo anche che a parlare di Netflix stamattina, non vi preoccupate. Allora, c'è. recupero i messaggioni. Ok, c'è cioè Gran Turismo 100 volte bootleg, ok. Ragazzi, seriamente parlando, l'idea è buona, ma sviluppata malissimo. Avete dei tier di abbonamento che si piano a botte tra di loro, tipo il tier base che non serve più a niente, tant'è che io sto pensando di disdirlo, perché se non passo a quello premium, avere quello base ormai mi è totalmente inutile. Io perché ho fatto annuale. Anch'io, però vabbè, vediamo. Demo legata alla fascia alta di abbonamento e retro dietro paywall. È una mossa sbagliatissima che sì, inizialmente ti darà qualche soldo, ma nel tempo avrai più utenza incazzata che felice. Su quello concordo. Anche perché, ragazzi, ricordiamo che sì, cioè, questo è il metodo giusto per giocare i giochi retro, a meno che non hai la console retro. Ma ormai ci sono 2 miliardi di modi per giocare la roba retro e mi chiudo qui. Ok, ma nel tempo avrai più utenza incazzata che felice, specie se dall'altra parte la concorrenza ti dà molto di più a meno soldi. Esatto, cioè il Game Pass ti costa quanto il base dell'Essential, no, ti costa un po' di più dell'Essential, ma ti dà i giochi Day One appena usciti, cioè, capito? Per non parlare della curva degli stack bloccati, perché sì, che adesso hanno fatto un mezzo passo indietro perché rischiavano il legale. Aspetta, che intendi per stack bloccati? Che se non sbaglio hanno impedito di acquistare, perché c'era la questione per cui se tu avevi il Now, se non sbaglio, passavi direttamente al Premium per un periodo. Ah, ok. Però adesso allora la gente prima di giugno si compra tutto il Now, no? Se fa l'abbonamento E trimestrale infatti l'hanno o annuale, bloccato. quindi. Sì, Ma se l'hanno ok. bloccata, perché come dice Andy giustamente nel messaggio dopo, dimostra che c'hanno un reparto marketing che non funziona. Che fa un po' Cioè. acqua. Sì, no, soprattutto che è contraddittorio con se stesso e non c'è una visione unitaria. Poi, quando io vado a dire queste cose su Facebook, c'ho i sonari che mi arrivano a dire non capisci niente. Quando poi dico le cose contro il Game Pass, cioè, Vabbè, ma però quello è un dalla. classico, Quello è dai. classico. Però dico, dall'altra parte i discorsi sono evidenti, cioè che Sony non riesca. Poi io non sono così critico, nel senso che poi il rischio è sempre quello di dire appunto Game Pass è la cosa meravigliosa più alta del mondo e Sony fa cagare. E non è così, nel senso che ci sono delle criticità in tutti i sensi, ma quello che è innegabile è che Sony sicuramente in questo periodo e l'ultimo anno non sa bene come comunicare quello che ha, perché poi non si può Ma negare che intanto quello si che ha ce incarta l'ha. da solo. E si incarta da sola, si incarta poi su cose che sono veramente la cosa più semplice. Aspettate che Rob si è frizzato. Sicuramente sono frizzato di camera. Sì, è morta la cam. Adesso Rob Quindi. torna. È uscito un attimo dallo studio, regà. Ho fatto la mossa a Gianni Scotti dentro. Il fatto è che Logan, tu dici, ha fatto bene Sony a bloccare, perché c'è la gente che l'ha comprata dal Brasile, ma c'è anche la gente che non l'ha comprata dal Brasile. Tu non mi puoi fare sezionare in questo modo l'utenza e dire ok, tutto bloccato perché se no ci rubate i soldini. Hai scelto tu di fare questo passaggio, hai scelto tu di gestire questa cosa, allora hai sbagliato fin dal principio. È quello che noi diciamo, cioè se tu avevi un'idea di trasformare il PlayStation Now, strutturala meglio, non in questo modo, che poi allora ovviamente tu mi dai il modo, io ne approfitto. Cioè, Sì, esatto. è ovvio, no? Perché tu mi dai il modo, scusate, io ho i mezzi, perché non dovrei usarlo? La gente è andata negli store esterni, ma c'è anche. È normale, cioè, ma è normale, anche Esatto, perché si lo sapeva appunto, stesso cioè giusto, store giusto. Non è esterno. che. Lo stesso store esterno, quelle chiavi le ha comprate e poi le rivende.
d'accordo? Quindi è normale che poi funzioni, perché se io adesso, non so se da tipo dal GameStop eccetera c'erano le schede, immagino gli sia arrivata comunicazione di non doverle più attivare, però se io andavo lì, la compravo, magari la volevo attivare successivamente, adesso non lo posso più fare, me la ritrovo, me la sbatto in faccia. No, perché il discorso è come se non sei, come diceva Andy, cioè è come se non si rendessero conto di come funzionano le cose, di come il pubblico recepisca certe cose e fanno un po', secondo me, rischiano di fare un pochettino, non allo stesso livello, ma la concezione Konami delle cose, cioè Konami ti dice, di fatto ti dice, cioè, la comunicazione di Konami è pessima, però dall'altra parte loro quello che vendono, le azioni e tutto quanto sono in risalita, loro guadagnano, dicono, cioè i conti tornano, esatto. Perché non è, però dall'altra parte secondo me Sony sa anche che non è Konami e che la sua battaglia con Xbox e con Microsoft è sul lungo periodo, e infatti si sta, io dico sull'infinito periodo, perché... sull'infinito periodo. Io apro un attimo una parentesi di 2 minuti per dire questa cosa qua che ho ripetuto più volte. Il discorso qual è? Che molto spesso si è detto, perché faceva comodo dire, che fra Sony e Microsoft c'erano due visioni del videogioco totalmente differenti, per cui Microsoft punta sui servizi, Sony punta su le esclusive, e giocano a due sport diversi. Allora, la cosa dei servizi secondo me è nata, diciamo, è strutturata sia, vabbè, a parte dalla parte multiplayer, ma quando ci fu l'evento quello con sports, perché si pensava che Microsoft volesse diventare una sorta di macchina multimediale, cosa che poi invece non è stata, perché, ma non lo sarebbe mai stata, non avrebbe senso. Forse in America qualcuno l'ha utilizzata. Ricordiamo che la prima Xbox One aveva anche l'aggancio per Kinect. A parte il Kinect, ma l'HDMI, quello per far uscire, per agganciarci i decoder, le cose. Ma chi l'ha mai usato? Ciao Notturna, grazie per i bittini, grazie. Ciao giù. No, quindi l'idea era quella per cui, siccome fanno il Game Pass, allora puntano tutto sui servizi e Sony tutto sulle esclusive, ma non sono così, cioè non sono separate e stanno giocando, cioè sono competitor. C'è stato chi ha detto che non erano più competitor. Ma chi? Perché, ma il problema qual è? Che la dimostrazione di questo te la dà il fatto che Microsoft si compra Activision Blizzard. Periodo poi è la guerra delle acquisizioni. E Sony, Sony perde 20 miliardi. Ma come fanno a non essere competitor? Cioè, quello che fa uno influenza quello che fa l'altro, automaticamente sono competitor. Per assurdo, quello che fanno Microsoft e Sony influenza direttamente anche Nintendo, che ogni volta se ne tira fuori, no? Ma è chiaro, ma se Sony perde 20 miliardi per le acquisizioni di altri, è evidente che stanno giocando allo stesso gioco, cioè sono competitor. E ancora di più, io infatti dicevo, ma già prima, ovviamente le acquisizioni che Sony ha fatto di Bungie e di altre cose sono acquisizioni che sono avvenute prima, nel senso che sono in discussione da tempo, ma molti dicevano dopo Bethesda che Sony non doveva acquisire e che non avrebbe acquisito, e io invece dicevo che secondo me Sony per forza di cose doveva giocare a questo campionato di acquisizioni, perché l'obiettivo futuro è quell'idea di futuro che già è stata sdoganata, cioè poi magari è una bolla che esplode, però di base sono tutti proiettati verso il metaverso. Proiettati tutti verso il metaverso significa che fra servizi, cloud, televisioni e Game Pass su telefono, per non parlare degli NFT, lasciamo perdere. NFT è, tutti stanno puntando in una direzione. Gli MMO, se Sony non coglie... MMO, ad esempio, il mondo degli MMO, che io bene o male seguo, e stanno andando tutti in quella direzione. Cioè, gli MMO stanno diventando tutti, come si dice, earn and pay, una cosa del genere si chiamano adesso, nel senso che compri gli NFT e ti fai le skin, le cose. Io continuo a trovare questa cosa assurda, aberrante, magari è una bolla che esplode, è una cosa sbagliata, ma se dal punto di vista economico questo fa sì che poi Microsoft diventi ancora di più leader, Sony non può sta a guardare. No, ma certo, è una cosa che influenza il mercato. Cioè, ma probabilmente quello che piaceva fare a Sony era le sue esclusive, e tutta questa cosa dei abbonamenti, cose e di modo dico, non è proprio quello che vogliono. Ok, però ti ci devi comunque affacciare. Esatto, come lo sta facendo Nintendo, perché Nintendo non è in grado di gestire un ecosistema online. È chiaro, cioè ormai quello è sull'occhio di tutti. Ma ci prova comunque, ci si butta nel suo modo, però. E riesce per questo a tirarsi fuori, a staccarsi, che poi anche Nintendo stessa ha avuto il suo periodo di test del mercato, perché Nintendo aveva le console con la potenza maggiore per un periodo, perché Nintendo 64,
GameCube era più potente di PlayStation 2 e nonostante questo non è riuscita, vabbè, a parte poi è uscita Xbox, però GameCube era più potente di PlayStation 2, no, ma nonostante questo non è riuscita a emergere e a far sfruttare la sua potenza, perché anzi i giochi che uscivano su GameCube uscivano peggio che su PlayStation 2 alcuni. Ma questo, ecco bravo, perché mi hai fatto venire in mente anche l'altro discorso legato a Microsoft. Il punto è che infatti Microsoft stessa, al di là del, appunto, l'acquisizione di Bethesda, ma se uno va a vedere gli studi interni anche di Microsoft, non riescono comunque ad avere quel know-how, cioè quelle capacità tecniche che invece ha anche cioè, a Sony nei suoi titoli, cioè anche solo dal punto di vista costruttivo. Quello sì, parte... lo dicevamo anche per, ecco, per il trailer di Halo Infinite e quant'altro. Esatto, no? Cioè... ma si vede anche proprio dal punto di vista di come è realizzato anche tutto, cioè anche per esempio se le voci del motore grafico e motore tecnico di Starfield parlano comunque di una roba che magari vuole essere un mega quadrupla A, poi chissà se tecnicamente quello cioè, probabilmente sicuro non è mai 90% stato, cioè... lo vedremo ecco, il 12 giugno quando ci sarà l'evento Microsoft, perché ricordiamo che l'evento Microsoft è Bethesda, perché ormai stanno chiaramente insieme, loro. Quindi sicuramente vedremo cose come Starfield sicuro, qualcosa di Skyrim nuovo sicuro, e coso il Blade, perché il Ninja Theory sta. E questo sì, penso. Ecco, gli unici che forse hanno un know-how, perché ce l'hanno già, di capacità di creare Ninja cose, sono Ninja Theory. Perché? Però gli altri, per esempio, non sono così potenti dal punto di vista puramente tecnico. Cioè, ma se ci pensi, non c'è una Naughty Dog, ma non c'è nemmeno un Insomniac. Anche il primo il Blade, non era così enormemente potente a livello tecnico, era molto bello da vedere, però era molto bello esteticamente, era molto bello quel poco che faceva lo faceva bene, soprattutto sì. Però quello che faceva era capace di non puntare tutto sempre solo sulla grafica. Raga, il Blade ha uno degli audio più belli che io abbia mai visto in un titolo. Sì, vabbè, io l'ho giocato poi con 5.1, che quindi avevi l'audio che ti rimbalzava nella stanza, era veramente tanta roba, cioè non ho trovato mai niente. No, io l'ho trovato bellissimo, Luca. Diciamo che sono è lento relativamente... tratta un argomento pesante. Sì. Però diciamo che il gameplay è un pochino costretto, cioè sì, si vede proprio è legato a quello più... che deve fare, a quello che deve narrare. Per me rimane un bellissimo gioco, è un bellissimo gioco il Blade. Il gameplay non è la sua parte migliore. No, nel senso è una parte che secondo me funziona, cioè nel senso hanno trovato un buon compromesso. Ci sta, però capito, il gameplay è solo un tramite per narrare quello che ti deve dire. È un po' come per dire i giochi di Quantic Dream, il gameplay è ridotto allo zero, sì, all'osso. Sul caso, sì. Serve, è solo un tramite per poter narrare. È quello, è un po' la scissione che uno fa nei giochi. La valutazione del gameplay c'è, però vai comunque a equilibrarla in base a quello che deve poi fare. Sì, esatto. Al concept, sì. Sicuramente un minimo la vai a equilibrare in certo, base a concept. Certo, perché se no allora dici... ecco, Super Mario è una merda perché non c'ha trama e così, cioè, capito? Ritorniamo al solito discorso, no? Sì, esatto. Oppure... un po' uno si deve adattare, no, oppure dall'altro lato finisci magari però a magari, siccome la trama è bella ma il gameplay no, a dire che è tutto trama. Cioè, serve equilibrio, chiaramente serve che tramite il concept uno riequilibra un po' la dinamica. È chiaro che magari ci sono titoli che puntano più sull'aspetto narrativo e titoli che puntano più sull'aspetto ludico, okay. E lì devi tenerne conto. Questo non significa che se funziona solo l'aspetto del gameplay dai 10 e basta, perché la trama non deve funzionare, perché se c'aveva pure la trama poi diventava un gioco da 15 come concetto. Però devi saperlo, diciamo, valutare ovviamente nel migliore dei modi. Blade è un bellissimo gioco. È un bellissimo gioco, anche perché ha comunque la parte quella puzzle, diciamo, di alcuni puzzle che sono particolarmente carini, semplici, però funzionano anche lì. Ma cioè, anche senso... il fighting, parry e combattimento è... Però per esempio a livello di animazioni è tutto rigidino. Rigidino, però sì. Funzionale per quello che deve fare. Però ecco, magari mi auguro che insomma appunto abbiano imparato dagli errori, magari dalle mancanze che aveva il primo Blade con il secondo, anche grazie ai soldoni che sgancia Microsoft, insomma, perché Microsoft gli ha dato una bella quantità di money. E sì. Spero che migliorino tutto quanto, tant'è che il primo trailer di Hellblade, quello con il gigante, fa vedere proprio un fight, quindi magari riescono a puntare un po' più su quello, sperando che non vadano poi a togliere dalla parte della trama,
dello spessore che gli dà. Ma io credo che Microsoft gli abbia detto di fare un titolo che possa essere adatto, possa giocartela con i titoli di Sony. Secondo me vuole un gioco che un possa po' più giocarsela ampio, con God of War. Eh sì, secondo me sì. Cioè, secondo me sì. Anche se secondo me non ce la fa, non chiaramente ce la farà mai. Da quel punto di vista, da quel punto di vista, dal punto di vista dell'immensità di tutta la costruzione, però magari dal punto di vista narrativo, però sì, God of War, cioè, ha una storia prima, storia, a parte la bellezza del gioco di God of War, ma a tutta la parte prima della fanbase che c'era prima. Cioè, Vabbè, però penso che anche Microsoft dica: prima iniziamo a mettere tasselli sui tasselli e poi cioè, magari fra il prossimo, cioè il Blade 3 sarà percepito come il grande titolo da aspettare, che già adesso un se no sì, con questo ragionamento ritorniamo, dovremmo continuare a giocare a Super Mario perché è uscito prima quello e quindi e soprattutto non fai nuove IP, quindi cosa che, ecco, ritorniamo a collegarci pure al discorso che facevamo prima sugli indie, che le nuove IP spesso scaturiscono anche dagli indie che riescono ad osare di più. Io faccio un esempio, ecco, prima c'era Moses che sta giocando Inscription in questo periodo, che è un gioco alla fine indie, però ha delle cose abbastanza sflesciose che sono rimaste anche e sta iniziando a prendere anche nella massa. Facciamo l'esempio di Undertale. Sì, anche sì. Undertale è alla fine come ha tutte meccaniche più o meno nuove, però è riuscito a entrare nel cuore di tutti. Poi che ci sia la fanbase tossica di Undertale, quello un altro par di mani. Tossiche mi pare che ci siano quasi ovunque, perché quasi comunque ovunque. Purtroppo, cioè, il pubblico è un problema del parziale del videogioco, questo assolutamente sì. Allora, io direi, visto stiamo parlando sempre di abbonamenti, a tema comunque sia di giochi digitali, il pubblico idiota, dice Logan, purtroppo quelli troppo impuntati, io li chiamo di capatosta, ci stanno. E parliamo un po' di Netflix. Netflix ha detto che vuole ampliare, visto che ha avuto un enorme calo di iscrizioni alla sua parte, diciamo, di serie TV e quant'altro, di televisione. Ha detto di voler puntare molto sul mondo dei videogiochi. Io, secondo me, finisce come è successo con Luna, come è successo con tante altre cose. Nel senso che tutti, mi butto nella fetta del digitale perché adesso me lo posso permettere anch'io senza avere la mia piattaforma e mi ci lancio, ma non riesci ad emergere. Secondo me Netflix viene riconosciuto solo ed esclusivamente per le produzioni video, che poi anche lì è un'altra enorme fetta di cosa di cui vorrei parlare, nel senso che però si poi va a distanziarsi troppo dal videogioco, ovvero il fatto che poi le produzioni anche Netflix se ne fanno troppe male, con tanti soldi buttati, mettendo di tutto, buttando soldi, fanne di meno, falle meglio e non seguire solamente l'influenza del mondo di internet, perché quello fanno. Va di tendenza questo, parliamo di questo. Mettiamoci questo personaggio, questa, senza entrare nel dettaglio, ragazzi, perché poi lo sappiamo che con Netflix e le loro politiche si va a finire su cose che Twitch potrebbe trattare male o comprendere male, fraintendere, diciamo. Sì. Erin dice: c'è una nuova notizia, vai. Vai. Una last minute inserita così. Sì, no, chiaro, se c'è qualcosa di importante o di interessante dato, siamo qua apposta. Si chiama talk show per questo motivo, senso, vogliamo interagire con voi. Ovviamente stando parlando sul gruppo. Siccome parliamo, non ci abbiamo direttamente, però andiamo a vedere un po', sì. Andiamo a vedere. Il fatto che hanno bloccato le sale LAN, eccetera, in Italia. Le sale eSports e LAN. Lo stavo leggendo questa mattina, a dir la verità, ero in bagno, lo dico chiaramente. lo stavo leggendo questa mattina che tante sale LAN e tante sale eSports, insomma, che trattavano queste cose, quindi anche la possibilità di giocare in fiera, tipo alla Milano Games Week, a Lucca Comics, a determinati giochi su computer da gaming, eccetera, è stata bloccata. Devo andarmi a leggere bene la legge, perché la stavo cercando prima, non l'ho vista, poi me la vado a leggere bene. Era ancora intontito dalla mattina, senza caffè, era tragica leggere una cosa del genere. Beh, diciamo che da quello che ho capito, anche solo leggendo adesso, la problematica è che praticamente a livello proprio di regolamentazione, ma questo è sempre solito l'Italia che prima fa le cose e poi si sveglia, che non si potranno fare, però la cosa è che di base, secondo chi ha fatto, cioè secondo chi ha recepito un esposto fatto da una società, quindi i legislatori, quelli che devono verificare, insomma,
secondo questa cosa c'è la possibilità che queste sale facciano, diciamo, a livello normativo quelle che fanno, quello che fa le sale giochi, esatto, ma non hanno tutte le conformità che dovrebbero avere una sala giochi. Il problema è che in Italia e in Europa abbiamo questi codici ad eco, nel senso viene attribuito questo codice ad un'attività, questo codice ti fa rientrare in una determinata categoria di negozi, di attività, di società. Se il loro codice ad eco rientrava, io faccio anche un esempio per gli streamer, il codice ad eco degli streamer non c'è, quindi viene visto come intrattenitore, televisione, cose che non c'entrano niente con quello che fa realmente lo streamer su internet, che intrattiene, è vero, ma non nella maniera della televisione, funziona in modo molto differente. Idem questa cosa, finisce, vedi, maledetti codici ad eco, conosco bene. Le sale slot, cioè scusate, le sale esposte LAN, okay, finiscono come nel codice ad eco delle sale slot, delle sale giochi, che sono diverse, hanno delle strutture diverse, però purtroppo l'Italia è molto limitata su queste e non tende ad aggiornarsi. Voi come sapete io lavoro, ho una mia attività ed ho un contratto nazionale degli anni 40. Cioè, parliamone, cioè voglio dire, non... L'Italia non si aggiorna su questo lato, non vuole aggiornarsi, vuole rimanere all'effetto boomer, un paese effetto boomer purtroppo, come si dice, e rimane ancorata a quello che era il passato, all'idea del lavoro che aveva il passato, perché prima ti dicono no, voi giovani dovete adattarvi e poi il paese stesso a non adattarsi. E non fornire le possibilità di fare quello che uno adesso può, esatto, fare con ciò che c'è a disposizione, quindi di fatto rimani sempre vincolato da... Vabbè, che poi è un po' le logiche che c'hanno nella gestione dei vari contratti, no? Cioè mantengono quello che è in vigore, perché poi ci sono tutta una serie di logiche che fanno in modo che è più facile mantenere le strutture che già ci stanno piuttosto che andare inventando, sì, cose, certo, tipo le concessioni, rapido, no? Balneari, no? Tipo le concessioni balneari, tutta quella storia lì delle concessioni balneari, so, millenni che vanno avanti nello stesso modo, però che poi lì, vabbè, si apre tutto un discorso, sì, che non è più non economico, regà, più, sì, 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 però più politico, livello politico, economico, esatto, quindi, Però per quanto riguarda Netflix, discorso Netflix, sì, e videogiochi, la questione è che Netflix c'ha l'infrastruttura, probabilmente server economica, sì, sicuramente per farlo, sì, per farlo, però il punto è anche che Amazon ce l'ha, però si dovrebbe appoggiare a una sorta di applicazione PC che faccia girare dei giochi, però il discorso è che o tu o loro riescono a fare degli accordi con già i giochi esistenti da mettere nel catalogo, quindi se no finisce come Stadia, oppure dovrebbero essere in grado di preprodurre. Loro quello che vorrebbero fare è questo, riuscire a produrre giochi loro. Stai alzando polveroni, leggo, con i balneari dovremmo parlare, scrivere in infatti, so, infatti dobbiamo, so, diciamo, l'ho nominata e poi ho detto ok, quelli parliamo... diciamo, magari ne parliamo su una giornata su Discord o su Telegram, sì, perché diciamo questo vorrei evitare di andare a trattare il tema politico, per quanto, ma poi è slegato davvero, cioè poi finisce, sì, esatto, finiamo, finisce a parlare, cioè la cosa balneare, finché ecco era legato a questo eSports e sale LAN già c'aveva più senso perché è comunque legato al mondo, però sì, comunque sia, Netflix a quanto so vorrebbe produrre dei giochi inserendone alcuni di quelli, un po' come faceva Stadia, un po' come faceva, voleva fare Luna con Amazon, che da noi neanche è arrivato a quanto so, poi si è fermato, non credo, in America, si è fermato lì con questo, con una sorta di cloud gaming che però secondo me non prende, cioè c'è il Game Pass, perché dovrei andare a fare qualcos'altro? No, infatti, lo so, ma secondo me infatti nemmeno cloud gaming dovrebbero fare, cioè dovrebbero fare un'applicazione che permette di giocare direttamente scaricando il titolo e loro diventando produttori. Ma scaricando il titolo dove però? Su PC? Su PC, no, ma certo, Netflix PC lavora al 90%. No, no, lo fai anche, no, no, è chiaro, lo fai anche in cloud, però, però... Cioè loro dovrebbero lanciare il servizio con 3 anni di preproduzione di giochi, cioè con produzione di giochi, cioè che tu lo lanci e c'hai 10 giochi già disponibili. Sì, perché se no, se poi ne fai uscire uno e qualcosa di vecchio, cioè, magari è riciclato. Non esiste, anche perché loro vogliono prendersi... Diventi come il cinema della parrocchia, io dico. Cioè perché che c'aveva un film. Che c'ha 2 o 3 film, di cui uno che è nuovo ma è nelle altre sale è uscito già da mesi, e poi tutta roba vecchia, e fai, ma perché devo andare lì? Costa meno, sì,
No, perché poi alla fine costa uguale. No, e se poi vogliono prendersi l'abbonamento, cioè anche perché loro lo fanno questa cosa dei videogiochi, sia per diversificare l'abbonamento e va bene, ma sia per prendere anche più pubblico, che è quello che pagherebbe per un abbonamento legato ai videogiochi, no? Chiaramente, quindi per incrementare sì. gli abbonamenti. Ma se io, cioè se il pubblico che stai prendendo è un pubblico di videogiocatori e tu gli dai un gioco a 7 euro d'abbonamento, 12 euro, che poi diventa abbonamento se sei, cioè non ha senso. Poi dovrebbero partire con 15 titoli bellissimi, cioè dovrebbero esatto, veramente metterci soldi, sfondano proprio, incredibile, oh mio Dio. No, abbiamo fatto 5 team che fanno quadrupla, tripla, e questo è il risultato adesso. Cioè ho investito sono 4 milioni, anni giochi. Cioè... sono 4 anni che Netflix fa giochi, io non credo. No, no. Poi ecco, la cosa vera è che, come diciamo anche prima per Microsoft, non è che il know-how, cioè il come si fa, te lo veramente inventi dal giorno no. all'oggi al domani. Sony so anni che i team se li coccola e sviluppano motori. Ma è così che funziona, c'è poco da fare. E se ci pensiamo, tutti i giochi Sony, la maggior parte dei titoli esclusivi, sì. non utilizzano motori diversi da quelli che loro stessi si sono scritti. Sì, infatti. Cioè, Decima Engine sono scritto loro, Naughty Dog c'ha il motore suo, e lo stesso Band Studio quando ha fatto Days Gone, che forse era meglio che utilizzavano un motore fermo e basta, era la Real Engine riadattato comunque da loro, e Insomniac c'ha il suo motore, e Santa Monica c'ha il suo motore, e quindi c'è un know-how dietro. Gli altri sì, che esatto. fanno, se fanno, gli altri utilizzano la Unreal Engine. Esatto, esatto, si appoggiano, diciamo, si accomodano su un motore utilizzato da altri e lo riadattano a quello che poi ci devono fare. Però il risultato non è così, ma neanche, cioè, perché alla fine il risultato è buono comunque, però non è così improntato come il motore vero e proprio creato appositamente per quel gioco, risulta diverso. Cioè, no, loro dovrebbero sapere usare la Unreal Engine, un motore comunque noto, per fare le cose, però ecco, diventa poi appetibile per un pubblico, e soprattutto, ripeto, se lo vogliono lanciare da qui a un anno, l'anno prossimo, maggio dell'anno prossimo, dovrebbero arrivare e dire, ecco, questo è il catalogo con 20 esatto. titoli, 30 titoli, a un poi, tot di prezzo. Ecco, poi dico una cosa e poi leggo la chat. E sempre che non facciano come ha fatto Stadia, ovvero che all'inizio dicevano ah sì, avrete l'abbonamento, no, con i tuoi giochi potrai giocarli dove ti pare, eccetera eccetera, poi dove ti pare è stato un po' travisato, ma che poi invece tu facevi l'abbonamento e poi dovevi comprare i giochi e quello era letteralmente assurdo. Perché... Ma infatti beh, Google, no, cioè, pure lì, cioè, questo dimostra quanto effettivamente secondo me ci stanno tante, in tanti settori importanti, gente che non comprende perfettamente come funzionano le cose, e quindi, e ci sono anche tanti soldi da buttare evidentemente, esatto. perché cioè, fai una cosa del genere e non ti rendi conto, cioè, che... uno studio dietro, fallo prima, no? Cioè, cioè. Allora, recupero un po' di chat, vai. Ero rimasto al pubblico idiota, ok, questa c'è una nuova notizia. Ma la mia domanda è ma l'esclusiva temporale di PS5 di Final Fantasy VII Remake quando arriva su Xbox? Io neanche ricordavo fosse un'esclusiva temporale. Io non sono sicuro che sia realmente. Io non mi ricordavo temporale. Fosse temporale. Potrebbe essere esclusiva e basta. Tra l'altro, Sony con Square Enix ormai c'ha quasi tutte le esclusive, almeno temporali, dei titoli. Io non vorrei che questo sia un preludio a un'ipotetica acquisizione. No, ha ragione. Era temporale. Temporale, ma Sony ha fatto un ulteriore contratto per protrarla. E beh, Sony sì che l'Integrade sì. dovrebbe essere ancora giocabile solo su PS5 per ancora qualche mese. Però non so sicuro. Cioè, queste due possibilità ci stanno. Ci sta che Sony si sta a comprare Square Enix o che Microsoft, siccome rosica di questo, dice, senti, io mi compro Square Enix. Poi, la comprano a metà. Dice poi, finirà prima o poi, no? Sta esclusiva temporale con questi contratti e io poi avrò Final Fantasy VII Remake. Perché Microsoft, credo, bullizzando, arriva così. Sì, 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 vabbè, tanto soldi, Microsoft padre, mette i money e va, finisce lì. Fa un po' come Elon Musk della situazione. Sì, sì, sì. Che a dir la verità quella era una delle notizie che volevo inserire oggi, il fatto che Elon sì. Musk avesse acquisito in Twitter. Poi se volete ne parliamo pure. Sì. Del fatto che comunque sia stato... Oh, io voglio questo, mio. Fai ok? No, più che altro, ecco, una riflessione rapida è che non facciamo molto caso alle differenze che ci stanno di soldi, no? Cioè, Twitter costa meno di Activision Blizzard. Quasi sì. la metà. Quasi la metà. Soprattutto... Oh, Carbonare! Oh, Emima, grazie! Grazie, faccio grazie. Un altro shoutino. Quanti bittini, troppi bittini, sì. grazie.
e grazie ragazzi. Vai, e vai, vai a grigliare, maledetto. E che dicevo? E il fatto dell'Activision Blizzard che, cost- che costa è che costato Twitter. È costato più di Twitter, quasi il doppio. In più Twitter è il doppio, costato il doppio di una, diciamo, legge di bilancio del paese come l'Italia, nel senso i soldi immessi sono tipo 20 miliardi. È assurda, cioè, vuol questa dire, cosa. Cioè, vuol dire che sostanzialmente Activision Blizzard, il costo di Activision Blizzard è i soldi che vengono messi in Italia dal governo per 4 anni. Sì, capito. Poi se ci vai a pensare, è un miliardo, ci compri assolutamente una squadra di calcio di anche di fascia relativamente sì, alta. Sì, ormai cioè, la quantità di soldi impegnati nelle acquisizioni... Nelle cose... Cioè, come fuori fai scala, a valutare, cioè, in questo modo... perché poi, una squadra di calcio ti costa un quarantesimo... a scalare un milione di euro permetterebbe a noi, cioè una persona... di viverci di farci di rendita, sì, capito? Tutta la vita. Cioè, vedete come poi, no? Le scale delle cose. Poi cioè, per carità, sarebbe una frazione infinitesimale, divento sempre Boromir. Poi riveniamo un po' anche sul discorso socio-economico, ma il fatto sì, che no, è chiaro, però dicano che Elon Musk è perché quei soldi li poteva investire per aiutare, ma quelli sono soldi suoi, raga. Quelli sono i paesi poi che devono... Poi è un'attività aziendale. Cioè, sono soldi suoi. Chiaro, mo che se li sia fatti da solo, li abbia rubati, abbia preso quello dove quello che ti pare, sono soldi suoi. A prescindere da quello che uno li capta. No, anche perché dovremmo fare questo discorso con tutti. Con tutti quelli che hanno i soldi, con tutti i soldi che esistono. Ah, nessuno può avviare l'azienda sua perché prima devi pensare al fabbisogno dell'Africa. Che c'entra? Cioè, che sicuramente è una problematica da ovvio, da ma quelli sono i paesi che devono risolvere, no? Il tizio dell'azienda. Poi può essere un salvatore e sicuramente, da quanto so, fa anche un bordello di beneficenza. Quindi, boh. Sì, sì. No, mi pare un attimo un discorso assurdo. Però diciamo, era per porre diciamo, in relazione le sì, cose, sì, 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 no, cose, le cose che quanto costano le cose nel mondo. Ok, qua siamo di nuovo al coso dei balneari, va bene. Digiort dice ci starebbe una collaborazione tra David Cage e Netflix. Ci starebbe effettivamente. Sì, ci starebbe. Mi sa che Quantic Dream sta tipo a fare 977 miliardi di progetti che secondo me... E uno è anche arenato perché quello di Star Wars è fermo. L'hanno bloccato, quindi... Cioè dopo quello di Eclipse? Eclipse, sì, per ora è fermo. Cioè hanno fatto tutto il trailerone... Trailerone caciarone e poi per ora è fermo. È stato fermato, non mi ricordo per quale motivo, l'avevo letto un po' di tempo fa, qualche mese fa, ora non mi sfugge, però è fermo. Quindi a quanto so stanno cercando dell'altro personale, qualcos'altro, e quindi per ora è fermo. E vabbè. Visto che stiamo parlando di notizie di videogiochi, passiamo un po' più alla parte più videoludica, senza parlare di aziende e quant'altro. Parliamo un po' di notizie di giochi che meno male sono uscite in questa settimana, tra cui si parla tanto adesso di un titolo a cui io sono molto 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 affezionato, che ho giocato tantissimo da piccolo, qui ricomincio con le mie introduzioni dei videogiochi, e parliamo di Monkey Island. Allora, Ron Gilbert ha, come sapete, annunciato il suo nuovo Monkey Island, dico suo perché Monkey Island, The Curse of Monkey Island, quindi Monkey Island 3, il vero Monkey Island 3, non era fatto da Ron Gilbert. E questa Ron Gilbert ha roduto particolarmente. E al punto che secondo me adesso sta facendo molto la diva, anche perché ha detto che ok, ancora mi commuovo per Monkey Island. Il fatto qual è però? Che ripeto, sta facendo la diva perché ha totalmente tirato fuori dal canon Monkey Island 3, quindi The Curse of Monkey Island. Monkey Island 4, di questo ne sono contento perché era veramente ignobile. E Tales of Monkey Island, che Tales of Monkey Island fatto dal Telltale non era affatto male. Non era il non plus ultra, però non era male. Si integrava bene alla trama di Monkey Island. Il fatto di voler cancellare... Io non ho giocato nessun Monkey Island. No. C'è da recuperare un sacco di roba. Ciao Jack, buongiorno. Ciao. Come va? Come ti senti? Tu mi hai detto che ieri eri negativo, poi però io invece oggi ho mal di gola. Molto bene. Ansia. Stiamo parlando di Monkey Island adesso.
E il fatto che Ron Gilbert ha detto ok, quegli altri non contano più niente, questo è il mio vero Monkey Island, anche perché il finale del 2 rimane un po' aperto, perché Ron Gilbert aveva un'idea e poi non è andato avanti. Ora mi sfugge il motivo per cui non continuo Monkey Island 2, giuro mi sfugge, però praticamente vuole riprendere da lì, da Monkey Island 2, dal finale di Monkey Island 2, prendendo però, e qui sei un po' paraculo, prendendo alcune cose di Curse of Monkey Island che gli sono piaciute. No, allora sei stronzo, perdonami, però... È il suo vero, ma comunque... Sì, infatti... Sì, sto andando avanti a Zenzero, raga, così mi passa il mal di gola, che mi fa un botto effetto a me lo Zenzero. E lo Zenzero fa bene, Abbiamo anche la sezione... La sezione salute! a lei è dottore? 2 cc di... diventa realmente, no, Dio, non è un mattino, è Elisir salute. Sì, la sezione con facciamo anche l'oroscopo alla fine. Sì. Oddio, sarebbe da fare l'oroscopo video ludico. Infatti... Attenzione, ragazzi, questa è la prima puntata, poi piano piano evolveremo. No, però mettiamoci il puntino, nel senso, mettiamoci la spilletta, facciamo l'oroscopo video ludico, quindi nessun altro lo può fare. Esatto, sì, è il trademark. Anche perché l'oroscopo video ludico, cioè, lo dico direttamente così, 5 minuti. È rivendibile come clip a sé stante per qualunque cosa, eh? Sì, esatto. Abbiamo fatto, questa è fatta. Fatta. Ci sarà l'oroscopo videoludico, amici del segno dell'acquario. Io ricordo sempre comunque gioco... che per chi si è persa le parti prima, perché adesso vedo Jack che dice ospite Magalli, infatti la battuta di Magalli l'abbiamo fatta anche prima. E lo potete recuperare a parte qui sul nostro canale Twitch, sul VOD, ma sul canale YouTube di Rob, di Plenoctis. Che io vi risciaudo sia il canale Twitch, che fate punto esclamativo Rob, vi dà tutti i social, tra cui il canale YouTube dove verrà ricaricata questa live. Ci siamo smezzati così la esatto, cosa, così... visto che lui comunque sia tratta di critica videoludica sul suo canale YouTube, ci è sembrato più adatto, visto che il nostro canale YouTube è principalmente per le giocate GDR, lo sapete, quindi lo utilizziamo per quello. E tornando esatto. Al discorso Monkey Island, c'è stato un grandissimo polverone su Monkey Island questa settimana, riguardante il fatto che sia fatto in grafica pulita, e la gente si incazza come una bestia per il fatto che non sia in pixel art. Raga, è normale, cioè, il problema è che, come al solito, la community fan del gioco, la fan base, è una cosa allucinante, cioè veramente incredibile, che vogliono distruggere ogni cosa che non gli va a genio, o come non è al loro ricordo, appunto, della nostalgia canaglia che ritorna sempre. Ovviamente la stiamo ritirando fuori spesso, ma perché la ritiriamo fuori spesso? Perché noi invecchiamo. La gente che giocava la roba all'epoca come noi si ritrova riproposta adesso le cose che giocava all'epoca, perché giustamente queste cose sono anche per le nuove generazioni e devono essere adatte. E poi è maggiore pubblico. Per maggiore pubblico. Perché una volta, Monkey Island, per carità, è l'avventura grafica, penso che tu pensi, la prima avventura grafica a cui pensi è Monkey Island. È Monkey Island, è chiaro. Però certo, se andiamo a comparare il pubblico possibile adesso con quello dell'epoca, cioè è chiaro che adesso è di più. È enormemente di più, tutti hanno molto più accesso a queste cose, quindi deve essere anche più adatto alle generazioni che andranno a provare. Per carità, non devi snaturare totalmente il gameplay, questo mai, perché figuratevi, io sono ancora un purista dei JRPG con combattimenti a turni, quindi rompo il ca anche per quello, però non al punto di dire no, questo gioco non deve uscire così, cioè, non ti devi permettere, perché a parte perché l'idea sua è quella, l'idea dello sviluppatore e dello sceneggiatore, quello che è quella, e tu non devi rompere le balle, proprio papale, assolutamente, perché no, ma la cosa è proprio quella, che c'è la cosa per cui il gioco a un certo tipo di pubblico deve essere in un modo, deve fare questa cosa, deve essere, quando tutti quanti sono liberi di criticarlo, di non comprarlo, perché ognuno è libero di scegliere, di dire quello che vuole, però la libertà creativa di chi decide di fare una cosa deve essere preservata. Cioè, se il creatore di Monkey Island decide di fare una certa cosa per il suo nuovo gioco, è libero di rischiare un'idea nuova, è libero che poi quell'idea non abbia un futuro perché il pubblico non glielo compra, ma è libero intanto di farla, perché è la sua volontà creativa. Esatto. E non è possibile imporre una certa, né un momento
nel senso, né deve uscire in un anno, se no fan accaniti, o un certo tipo di cosa che deve essere presente. Ci deve essere quello che il creatore vuole metterci. Poi, per carità, non noi è critichiamo, che... esatto. Nel senso, poi si critica tutto. Cioè, non è che uno non può mettere bocca, non può fiatare, quella è legge, punto. Perché io stesso, ecco, ho detto che per me Ron Gilbert ha fatto la diva e ha detto no, questo è il mio gioco, quegli altri li cancello, e a me ha dato fastidio. Però non per questo probabilmente non lo giocherò, anzi, lo giocherò proprio per vedere... e valutare se effettivamente ha fatto una cosa sensata oppure no, perché io sono il primo pronto, e soprattutto, regà, quando si giudica qualcosa ci vuole l'umiltà di dire ok, ho sbagliato, è meglio questa scelta o quest'altra, mm-hmm. No, anzi, forse era meglio fare quest'altra cosa, ma avere l'umiltà di dire ho sbagliato nel mio giudizio di prima, perché effettivamente non abbiamo niente in mano, raga. Hanno mostrato qualche screen che, se volete, vi faccio anche vedere, cioè di Monkey Island, e la gente è riuscita a lamentarsi di quello. E poi io quello che dico sempre è che, anche se poi, cioè, io mi è stato chiesto anche, no, ho messo una storia su Instagram dove chiedevo, cioè, chiedetemi qualche cosa, mi è stato chiesto le mie delusioni. Io dico sempre che di delusioni reali non ne ho mai, perché da un certo punto non è che soffro l'hype, per cui se qualcosa poi, cioè, non c'è qualcosa che poi mi delude effettivamente, ma d'altra parte io poi non c'è anche lo stesso Baldo, ma anche i giochi a cui ho dato veramente poco, io in realtà li consiglio tutti, nel senso che ognuno deve essere libero di scegliere se giocare o non giocare. Poi è chiaro che dico, se sto dando 30 a un gioco, è chiaro che per me non vale, non ha una qualità, però consiglio sempre di giocare tutto, perché comunque secondo me a priori è impossibile valutare, cioè non possiamo dire questo gioco sarà brutto. Certo, vedo qualcosa e valuto quello che vedo a livello dei trailer, certo, valuto quello che vedo a livello delle immagini, questo è chiaro, però veramente com'è il gioco non lo possiamo sapere di niente, ovviamente nemmeno di Monkey Island, ma non lo possiamo veramente sapere prima. Poi è chiaro che purtroppo nessuno di noi può comprare tutto ciò che esiste quando esce, e quindi dire ok, allora li compro tutti e poi vedo, perché non fa manco in tempo a giocarli tutti. Esatto. Però concettualmente non è nemmeno vero che a priori dobbiamo dire questo gioco sarà sicuramente brutto e bullizzare un titolo prima perché abbiamo deciso che sarà un gioco brutto. Perché, e guardate, che succede spesso. È proprio bullismo, regà. Cioè, è bullismo. Cioè, succede spesso che quel gioco, quello come hanno presentato, sarà sicuramente una merda. Poi lo riconosco, cioè, anche noi quando andiamo ad analizzare certi titoli. Ciao, Gio. Buongiorno. Vai tranquilla. Grazie. Anche noi quando analizziamo certi trailer diciamo, ma sto gioco come gli è venuto in mente, ma che idea stupida, ma sempre quello che abbiamo visto, non il gioco finale, perché il gioco finale potrà essere poi clamoroso, cioè tanti titoli sono usciti, cioè trailer presentati in modo sbagliato, nella maniera sbagliata, e poi il gioco era valido, se noi forse è anche un po' comodo quello per cui uno vede una foto, vede un trailer e dice ok, ho già deciso, in modo che così, ecco, sa già come comportarsi dopo. Lo screen che vedete in live è quello di cui tutti si sono lamentati. Allora, come fai a lamentarti di questa immagine? È un'immagine. È solo un'immagine, sì. Infatti. Si sono lamentati di questa immagine? Perché riprende il Millie Island, che è l'isola che tu vedi al primo Monkey Island. Quindi hai colpito direttamente nel cuore i fan. E il fatto di vederla con questa... Anzi, cioè poi, scusate, no, deve essere in pixel art. Io questa la vedo bellissima, una perfetta ritrasposizione di Millie Island in versione pulita. Perché, raga, non è che possiamo rimanere, no, agli anni di Kikke e Nina. No, ma poi se il creatore vuole fare sta cosa... Se il creatore vuole fare sta cosa... Magari tira fuori cose belle, cioè... Poi, certo, potrai dire, ok, ma il punto di dire, no, è sicuramente una merda. Da questo screen non hanno mostrato neanche un trailer, niente... Il movimento di Guybrush, se ci sarà, penso ci sarà Guybrush, ovviamente. Perché, ok, se tolgono Guybrush. Però chissà, magari lo spiegano. Sì, però. Come Kojima. Il fatto è che Monkey Island è Guybrush. Non puoi togliere Guybrush. Però vabbè, comunque anche lì, sempre, cioè, uno, se lo tolgono giudichiamo a priori e poi giocheremo il gioco. Sì, ma è ovvio, però da lì a dire no, questo gioco è una merda sicuro. Si sono lamentati perché il popolo web è ignorante, superfluo e non tiene a bada la lingua e non hanno rispetto per niente. E sono d'accordo, sono d'accordo. Io ritorno sempre all'esempio che faccio tutte le volte di Mass Effect 3, del finale di Mass Effect 3, che può non piacere, ma da lì a chiedere di ristrutturare tutto il finale perché a te non è piaciuto, e io so il perché, non faccio spoiler, la gente si è triggerata per un singolo motivo che a me non va giù. Quanti bittini oggi, grazie ragazzi, buona giornata, vai a farti la pasta, buon pranzo.
e arrivare a chiedere di trasformare l'idea iniziale che aveva uno sviluppatore, per me è una bestemmia, detto chiaramente. Cioè, poi vabbè. Sì, anche perché poi gli sviluppatori poi la cosa che fa ridere è che da un lato sembra che si voglia sempre la stessa cosa. È successo anche con Elden Ring, la gente voleva Dark Souls e non voleva l'open world. Poi esce uguale. Vogliono la stessa cosa identica. E quindi, no, però non è come quello del tempo, non è come quelli. Poi, per altre cose, o questa cosa, il more of the same, e sentono more of the same e fanno, no, a me non piace more of the same. Cioè, uno si deve decidere. Cioè, fai pace col cervello. Fate pace col cervello, nel senso che valutate. Che è quello che è successo un po' anche con Star Wars Episodio 7, che anche lì può piacere o non piacere, ma no, perché è uguale al primo. Se te lo facevano tutto diverso, tu facevi è tutto diverso. Parte, ma dov'è Star Wars allora? Dov'è? Non si capisce, infatti, cioè, aspetta che stai laggando un po'? Che come dice Vale, io? Sì, stavi un attimo laghicchiando. Ho fatto okay. La voce metallica. Adesso ti sei frizzato. Adesso ci siamo frizzati entrambi, ok. Oh, sorella Greta, grazie, benvenuti. Sorella Greta, grazie. Ci siamo tutti. Come va? Che facevate? Grazie del redino e benvenuti a tutti quanti. Mille. Noi stiamo facendo una mattinata talk show in cui si parla di videogiochi, delle notizie della settimana, ma chiacchieriamo anche con la chat, eccetera. Benvenuto. È bello che ho letto Nazgul. Cioè, ho letto i Nazgul, però ho scritto i Znagul. Io pure ho letto i Nazgul. Ma perché io sono frizzato, però adesso aspettate, scusate, non so che succede. Io faccio così. Ok, passo, mi sono sfrizzato. Game designer, buongiorno e benvenuti a tutti quanti. Benvenuti. È la normalità, lo so, infatti. Che facevate di bello? Dungeons and Dragons, ok, facevate personaggi? Parlavate un po' di trama? O giocavate a qualcosa? Spero non Dungeons and Dragons, quello bruttissimo, di mo mi sfugge persino il nome, che avevo giocato anche in live, osceno. Il Baldur's Gate Dark Alliance, ecco, non mi veniva che era inguardabile, era inguardabile proprio. Abbiamo creato un PG, come, voglio sapere, scrivete che sono curioso. Siamo curiosi, sì. Allora, diciamo che di Monkey Island abbiamo parlato abbastanza, anche perché se no stiamo andando troppo in là. Spiega la 3.5, oggi abbiamo creato un PG, la 3.5. Io purtroppo sono un giocatore di quinta. Sono una brutta bestia, lo so, ma ho iniziato con la quinta perché io ho iniziato molto tardi a giocare di ruolo e quindi ho cominciato con quella, ormai sono affezionato a quella. Sei figlio della quinta. Quindi. Sono figlio della quinta, sì. Mezzelfo mago di livello 1. Dolore il livello 1. In cui praticamente... No, a volte no, io mi ricordo le prime volte che ho giocato di ruolo e che praticamente uno fa il PG mega che ha fatto di tutto prima, però è il livello 1 e quindi non fai niente. Geralt in The Witcher 3, c'è il Drowner che combatti con il Drowner, cioè gli fai così, dovresti menare. Per esempio in The Witcher 1 avevano giustificato la cosa, aveva perso la memoria eccetera eccetera, e quindi aveva più senso, lì era ottimo, lì aveva più senso. Io aspetto che sorella, non hai mai giocato a D&D, gioco di ruolo eccetera, insomma in generale? Noi facciamo diverse giocate, se le ritrovate sul canale YouTube, e se fate punto esclamativo YouTube ve lo mando. E abbiamo portato un'intera campagna dedicata appunto a The Witcher, chiamata Ouroboros, e adesso il 9 maggio faremo una campagna con i sub sul manuale di Kids on Brooms. Ritorniamo al nostro talk show videoludico e parliamo di un gioco che era un po' sparito, però aveva un design figo, molto interessante. Parliamo di Stray, che è stata finalmente data la data di uscita. Annapurna, hanno dato proprio la data? Il periodo, però già è qualcosa che sarà in estate. Quindi ci siamo. Avevo detto doveva uscire nel corso del 2022, quindi ci siamo. Titolo semi-indie, comunque niente di stratosferico dal punto di vista, però è riuscita ad accalappiare. È riuscita ad accalappiare. Accalappia gatti, adesso metto il trailer di sottofondo anche per farvelo vedere e farvi un'idea. Accalappia gatti perché appunto parla di un gatto, siamo un gatto. Interpretiamo un gatto in una città che sembra essere, non dico cyberpunk, però comunque sembra essere un po' particolare. Sì, perché sembra praticamente gestita da robot, tant'è che io pensavo che eravamo dei robot, e invece no, siamo il gatto. Chissà se non siamo un gatto robot.
Questo, ragazzi, l'ho preso il primo trailer che mi capitava. Che si interrogherà sul fatto se è davvero un gatto umano, cioè se è davvero un gatto animale. Ve lo mando un po' avanti, perché sennò... Mi saluto e vado a fare il pranzo. Grazie ancora del ride, Greta. Grazie mille. Grazie mille, buon pranzo. Buon pranzo. E... Ah, ragazzi, io vi ricordo sempre il nostro ospite qui, il nostro ospite ormai fa parte pure lui del canale, è Rob, che ha anche il suo canale, e andatelo a seguire, fa critica videoludica, quindi andatelo a beccare, e oltretutto questa live verrà ricaricata sul suo canale YouTube. E ciao Biolo, ciao, ciao. Alla fine l'avete fatto il format, mi piace, sì, hai visto, alla fine ci siamo grazie, riusciti. Grazie. Siamo partiti, sì. Come vedete, siamo questo gatto all'interno di questo mondo un po' post-apocalittico, diciamo. Sì, ecco, sì, bravo, sembra più post-apocalittico. Sembra un po' post-apocalittico, dove le macchine hanno preso un po' il sopravvento, la natura stessa ha preso il sopravvento e tutto un po' abbandonato. Però mi intriga, perché dovrebbe essere... Allora, quello che abbiamo appena visto non mi è piaciuto, quello che ho criticato non ho visto questo trailer. Allora, guardate, io lo sono un rompipalle, lo dico sempre, però guardate l'animazione di questo vasetto. Adesso ve la fa rivedere. L'animazione del vasetto è fatta malissimo, perché se vedete rotola in un punto e poi si trova totalmente incastrato nell'altro, di colpo sparisce e poi riappare nell'altra parte dell'avvento. Vabbè, questa è una piccola parentesi rompipalle sulle animazioni. Però diciamo, un indie pubblicato da Annapurna, sì. Però chiaramente... Però mi intriga. Non ci aspettiamo il capolavoro tecnico, no. Però sembra interessante, perché comunque ecco, potrebbe essere il classico esempio di titolo che... con il concept giusto, durata giusta, gestione del ritmo giusta, cose che attività che fai giuste, può essere un titolo giusto. Certo, non ci aspettiamo il capolavoro. Sì, raga, non è Death Stranding, ovviamente, però... questo è assolutamente un titolo carino. Ecco, mi ricollego un attimo sulla questione di abbonamento Sony. Mm-hmm. Non so se nell'ottica di Sony ci sia quella di pensare potenzialmente a delle esclusive o semi-esclusive di questa caratura da mettere effettivamente al day one. Nel senso che non è sbagliato, cioè chiaramente loro non possono mettere Spider-Man 2, certo, ovvio, nel pass, ma un gioco come Stray... Magari sì, quello potrebbe magari essere. Magari potrebbe anche essere messo al day one direttamente. Magari con non tutti, cioè nel senso magari ne escono 3-4, di quei 3-4 ne prendono uno tipo Stray e ce lo mettono. Esatto, e fanno una roba di questo tipo, anche perché abbiamo visto che comunque anche i titoli del Game Pass sono esclusive temporali molto spesso, che poi escono anche su console Sony. Quindi Sony può tranquillamente decidere di prendere i titoli, diciamo, ciao, che alla prossima. Tipo... Ciao. Scusa, rispondo al Biolo, si chiama Stray, il gioco, scritto così, guardavelo. I'm back, tornato anche Andy stile Kojima. I'm back, I'm periodo back. Di Kojima quando arriva, sale sul palco e fa I'm back. No, non me lo ricordo. Era dopo il periodo di Konami, dopo che era stato licenziato, no? La prima volta che risale sul palco che... Ah, non me la ricordo. Che dice, lui parla sempre giapponese, no? C'ha il traduttore, l'interprete, sale sul palco e fa I'm back. Mannaggia, non me la ricordavo. John Sebastian. Sebastian e poi è diventato un meme. Sì, come ambiente appunto ha quel tocco ecco, di post-apocalittico di e potrebbe essere anche un titolo che forse proprio perché esce in estate ce lo potremmo anche ritrovare come aggiunta sul pass. Quindi potrebbe essere potenziale una cosa carina e anche appunto come dice Rob il fatto di poter inserire gli indie al day one, quel passo più, magari anzi meglio ancora indie day one che inseriti lì e non su Game Pass, che quindi gli danno quella sorta di esclusiva sull'abbonamento plus della Sony. Però sì, è carino, ecco, hanno anche finalmente confermato esclusiva. Questo se non era esclusiva. Stray esclusiva, sì. Quindi io faccio più un discorso ampio sul fatto degli altri indie che possono uscire, insomma. Sì, anche Andy dice sicuramente indie grossi si ritroveranno su PlayStation Plus, magari ecco, anche all'uscita è un discorso che Sony forse può fare. E più, secondo me, come dicevo prima, i giochi che passano da il Game Pass e smettono di essere esclusiva, secondo me Sony dovrebbe pensare di metterli direttamente nel pass. Cioè, la cosa assurda sarebbe che tu giochi, cioè tu hai nel Game Pass titoli come, se non sbaglio, anche The Ascent. Sì, è uscito Day One, sì.
stava sul Game Pass, non è più esclusiva, no, ed è uscito anche per PlayStation, anche fisico, però ovviamente lo devi comprare, esatto, lo devi comprare. La cosa intelligente di Sony dovrebbe essere quella che quei titoli che erano nell'abbonamento Microsoft, che non so, più esclusiva Microsoft, finiscano direttamente nell'abbonamento, o meglio ancora che non sono più neanche sul Game Pass, che quindi allora magari li hanno tirati fuori dal Game Pass, cosa che ultimamente stanno succede nel Game Pass, molto di nel, nel PlayStation Plus, quindi dovrebbero fare questa cosa, chissà, lo sarà, lo saprà Sony. Il Game Pass al day one, a parte beh, oddio, Halo Infinite, no, c'hanno anche, il problema Biolo del di Microsoft è che ha tipo resettato il suo sistema produttivo e tutti i titoli che usciranno nel, cioè che nel 2021 e 2020 sono usciti pochissimi titoli perché sono, partono da 4 anni di sviluppo, esatto, e non c'ha avuto il tempo di farli davvero, ovviamente insieme, cioè anche Forza Horizon, cioè, è uscito, anche Forza Horizon, anche Gears 5 è uscito day one, escono per dire, ecco, day one, anche sono il prossimo Gears o probabilmente non so se il Blade lo inseriscono nel pass, e il Blade 2 lo inseriranno nel pass, no, tutti loro, quindi, cioè se no sarebbe, cioè, sarebbero criticati anche per dire coso, Stalker 2 sarà su Game Pass, e mai sarà, mai coso, State of Decay 3 anche andrà su Game Pass. E sono tutti giochi che grossi, perché anche Stalker adesso è fermo per ovvi motivi, regà, cioè non c'è bisogno di, ho sentito gente lamentarsi anche di quello. E pare che si stanno a spostare in Polonia, per, però è difficile, vabbè, è chiaro. Madonna, Outriders, madonna, no, grazie a Dio no, era brutto quello. Però come dicevo, sono team che, che da 2-3 anni stanno lavorando per far uscire le cose adesso, e questo dimostra anche come Microsoft è dovuta ripartire da capo a un certo punto. E questo sì, è sì, ha proprio cambiato approccio, e quindi di conseguenza adesso arriveranno le cose grosse, ecco, tipo Hellblade, tipo un futuro Gears, quello che sarà, insomma, e boom, su Game Pass, posto, tutti felici, tutti contenti. E a day one da 70 bombe. Sì, vabbè, Outriders, sì, vabbè, era indecente proprio, era più o meno come Dark Alliance che dicevo prima, che pure quello 70 bombe. Square Enix... A dicembre, no, ma quanto so, nel senso, l'hanno fermato Stalker 2, però arriverà, ovviamente, raga, c'è una guerra in mezzo, cioè, non potete pretendere che quelli si mettano a sviluppare tra una bomba e l'altra, lì poi nel territorio che... perché è proprio lì, raga, cioè, che cosa pretendete, insomma, quindi amen, quando uscirà, sì sì, lo so che è fermo, però io ci spero sempre, perché era un titolo che aspettavo, soprattutto Giulia lo aspettava particolarmente, gli ma per forza sono messi male, raga, ma è normale, tutta la situazione è così, quindi e aspetta che io volevo recuperare una cosa che Andy che diceva tipo esce Final Fantasy 16, me lo fai mettere 3 mesi sul Plus, non succederà mai, non succederà dopo 3 mesi, no, credo, no, lui dice lo metti 3 mesi sul Plus per farlo giocare alla gente, non succederà mai, no, penso, però se dopo 3 mesi secondo me già è poco, secondo me loro considerano 4, 5, tu dici dopo 3 mesi dopo l'uscita, penso se, sì, dopo l'uscita, ok, non avevo capito, e allora no, secondo me no, uguale. No, penso, secondo me ridurranno molto i tempi, nel senso, poi si butteranno anche sul PC parecchio, però certo rimane la cosa per cui non usciranno di certo il mese dopo, no, usciranno tempo dopo, tempo dopo che sarà magari, secondo me 6 mesi, guarda, secondo me 6 mesi, io, quando si stabilizzano le vendite, o quando magari c'è un DLC che allora ti fanno, però puoi giocare intanto il base qui, e quindi però poi il DLC te lo devi comprare, una cosa del genere, così, però sì, però alla lunga, cioè, i forconi, lo so, però se ci pensi ai forconi, anche i porconi, quindi c'è anche i forconi, però se ci pensi l'hanno fatto anche già con Final Fantasy 7 ma lì la gente non, cioè, nel senso, non è piaciuta molto questa cosa, quindi... però chi ti ha detto che non era fatta apposta per tastare un po' la situazione, sì, forse per sì, tastare forse il terreno e fare abituare la, perché la gente è anche abitudinaria dopo un è po' vero, che... però anche le testate in generale, l'hanno sfondata, la cosa. Secondo me questa cosa, cioè, non l'apprezzeranno e non la faranno passare così però dopo un po' secondo me diventa la normalità, e quindi a posto così per tutti. Noi non la faremo passare liscia. No, noi ci impunteremo. Noi non la faremo passare liscia, noi li colpiremo. Ah, Andy dice, standard rumor non dichiarati, sì. Mi auguro falsi, uno degli sviluppatori non c'è più, porca paletta. Speriamo siano davvero, auguriamoci siano solo rumor.
Speriamo che siano solo rum. Allora, di Stray penso che abbiamo parlato abbastanza. E direi di parlare di un'altra IP a cui io sono legato, nonostante a tanti non piaccia, e soprattutto il terzo capitolo non è piaciuto, ma io l'ho comunque giocato piacevolmente, regà. E parliamo di Fable. Che fine ha fatto? Comunque, posso dire che vale la stessa cosa che è successa con i TGA, Con eh? i TGA. Tu presenti i giochi, io so quali sono le notizie di cui dobbiamo parlare, ma comunque quando presenti i titoli prima Dai, che sono li contento, nomini. vuol dire che riesco a trascinare la cosa, dai. Cioè, è fighissimo, infatti Andy se lo ricorda, Andy se Sì, la ricorda eravamo questa insieme, cosa, sì. cioè come presenta lui i titoli prima di nominarli, io so quello che sta per dire perché le notizie ce l'ho pure io, è bellissimo, è meraviglioso, è meraviglioso. Mi piace questo format, Meno spammatelo nel male, dai, diverso ragazzi, conosciuto. spammateci. Io di solito non chiedo mai di fare pubblicità o quant'altro. nemmeno io però. Ma vogliamo comunque ampliarlo, vogliamo crescere e vogliamo che sia veramente una cosa, una punta di diamante. Quindi vogliamo anche perché, come diciamo, vogliamo avere invitati, vogliamo invitare gente. Più cresciamo, più possiamo avere invitati importanti. Grazie, grazie Andy, grazie. Grazie, grazie, E, anzi, io risciauto pure 17K, grazie mille. Vai, andatevi a vai, vai, vai. seguire che Andy ci scrive. Perché non mi shout? Ok, era impazzito lo stream deck, scusa. Sei emozionato Si pure è lui, secondo emozionato me. pure Ha lo stream deck. detto spammare, spammare, che devo fare? Devo fare qualcosa pure io. No, fai lo stream deck e No, basta. raga, è comodissimo, lo sto usando di continuo per tutte le grafiche, tutte le cose, senza diventerei matto. Prima o poi anche io mi doterò. Allora, Fable è un gioco che io ho apprezzato tantissimo. Per assurdo ho apprezzato molto più il 2 del primo, E io non l'ho nonostante... fatto, quindi sono fra i titoli che dovrò recuperare. Il primo aveva quella meccanica di crescita del personaggio, letteralmente, nel senso che invecchiava. E potevi... Veramente c'era un po' come ci fosse del tempo che scorreva e tu invecchiavi, però prendevi anche abilità. Allora, Fable, era fatto tra i progettisti, c'era Peter Molyneux, che tutti adesso odiamo perché è un cane. Scusate, ma ogni tanto mi passa questo dissing, ma dopo tutti penso che siamo tutti d'accordo che adesso ha fatto casini uno appresso all'altro, a partire da... cioè io lo ricordo bene quando lavorava in Lionhead con Black and White, che erano giochi bellissimi, e adesso aveva fatto quelle cavolate su Smart... Godus, eccolo, su smartphone, Godus, di cui... Un tizio doveva essere il dio di questo gioco, visto che avevano fatto questo gioco con i cubetti, non so se ve lo ricordate, c'erano questi cubetti su internet, del cubo, ecco Andy se lo ricorda, che tu dovevi, praticamente, era questo enorme cubo dove tutti si potevano collegare e sfondarlo, praticamente, lo dovevi sfondare fino ad arrivare al centro di questo cubo. L'ultimo che avrebbe tolto l'ultimo tassello di questo cubo sarebbe diventato grande il dio di questo Godus, di questo gioco, che all'epoca ancora non aveva nome, di questo gioco, e avrebbe visitato gli studios con Peter Molyneux che gli faceva da braccetta, avrebbe vinto dei soldi, che è proprio una cosa monetaria. E una volta l'ultimo tizio che ha sfondato la cosa non ha ricevuto un cacchio. No, che scammata, oh. È La scammato scammata tutto. del Hanno scammato stand. tutto. Però Godus è uscito in early access, tipo su smartphone, e poi è sparito nel nulla anch'esso. E adesso c'è questo nuovo Fable, di cui, se volete, vi faccio vedere anche il Ed è trailer. sempre Peter Molyneux. Grazie a Dio, Abbandoni il no. confronto, Assolutamente sì. è una cosa legit, sì. Assolutamente sì. Concordo assolutamente. Facciamo vedere Che pure quello, sì, cioè, signori, quello doveva uscire il prologue di Abandon, prologue delle cose, doveva uscire entro il primo quarto del 2022. Stiamo quasi a metà del secondo quarto, quindi anche lì Molino è Abandon, e Abandon non uscirà, infatti. A Allora, io meno che faccio vedere veramente ad Abandon è rimasto solo adesso un gioco di Sì, vabbè, cucina. ma... Poi, se no non c'è altre possibilità Faccio ormai. vedere questo trailer, che adesso è fatto da Playground, Fable. Questo trailer è del 2020, regà. Però, ecco, il team che ci sta lavorando sopra si è ampliato e è cresciuto, appunto, la notizia è proprio questa, quindi vuol dire che ancora ci stanno lavorando. Ci stanno lavorando, sta crescendo e... Sono contento perché appunto a me...
Il 2 era piaciuto tanto, il 3 era piaciuto meno. Il primo lo dovrei rigiocare, ma aveva delle scelte che non mi facevano impazzire. Però sono curioso, sono molto curioso, perché poi io adoro il tema fiabesco, adoro proprio il tema della fiaba, inteso come fantasy fiabesco. Quindi sono, anche perché univa un po', anche, ecco, anche qui compare, voi non lo vedete adesso in live, ma in basso a sinistra compare scritto Game Pass, già pronto, subito, immediatamente. E intanto, una cosa. Vai, intanto ritorniamo alla, alla grafica. E sono contento, sono contento. Spero che il team ci lavori decentemente e che esca in tempi umani, senza aspettare. Ho fiducia in Playground anch'io. Il mondo di Fable però mi è esatto, quello volevo vedere. Il mondo di Fable unisce il fantasy fiabesco un po' allo steampunk, che è molto figo. Più che altro è il primo titolo che, hanno, che fanno fuori da Forza Horizon. Quindi esatto, esatto. Perché sono curioso. La novità è che il team è questo qui, quindi... È cambiato il team, sì, sì. Sul team c'è abbastanza fiducia, quindi ci può stare. Penso, secondo me, sarà una sorta di reboot, una sorta di cambiamento, una sorta di... Poi, vabbè, ogni Fable era abbastanza a sé, quindi comunque sia, era giocabile da solo, quindi... Un reboot si può fare tranquillamente. Secondo me può essere, può uscire... Sì, reboot e può uscire una cosa... Il lo avete mai visto? Qual è quello sparatutto horror tipo mi pare? Aspetta. Sì, vabbè. Mi pare quello sparatutto horror può essere tra horror e iperviolenza. Il. Mi pare di sì. Deve uscire? Sì, deve, ok, sì, era quello che avevo visto. Deve uscire e ancora però non si sa più niente, effettivamente. Vedo che le ultime notizie sono di gennaio 2022. Che non è lontanissimo, però... Che ti fa vedere quel trailer che abbiamo visto, che se è visto niente. È un survival horror che sembra intrigante, soprattutto come a livello grafico, perché è con Unreal Engine 5. Quindi... Spero. Quindi vuol dire che quindi stanno a fare. Diciamo, lo stanno sviluppando ultimamente, nel senso che la Unreal Engine 5. Sì, non uscirà proprio. The Day Before, The Day Before sono quasi contrario per partito preso, nel senso che The Day non esiste partito preso, perché poi andrà giocato, eccetera, come certo. Dicevo anche prima. Però The Day Before è veramente molto una fributata The Last of Us, cioè sì. È troppo quello, cioè quasi da, quasi non accettabile già da quello che si è visto. Poi è chiaro che magari invece è, però fa un po', cioè presente quei trailer che fanno vedere dal gioco del telefono, no? Incredibile, sì, prendono la cosa di un altro gioco. Sì, sì, sembra il graficone delle cose, e poi è il play World of Virus on your smartphone. Sì, capito, quindi fai... Però vabbè, anche lì stiamo a vedere, magari invece... Però vedo anche per dire, no, adesso ho aperto la locandina, e te la sto passare, anche il font. Sì. The Slithers, qual è? È quello di Coso, se non sbaglio, quello del creatore di Silent Hill. Ah, quello anch'io, sì, vedete, quello diciamo prima, ci sono talmente tanti giochi che a volte mi sfuggono il nome. Quello l'ho aspettato tanto anch'io. Sì. Quello pure sono curioso, sì, voglio. Vai tranquillo, vai stand, intanto un'altra mezz'ora ci siamo. Un'altra mezz'oretta siamo qui. Sì, il font, sì, ma non puoi fare una cosa del genere, cioè, secondo me non puoi fare una cosa del genere. E secondo me non è, cioè quasi non ha, è lo stesso font, dai, non è accettabile. Sì, è proprio una scopiazzatura, anche come è messo, cioè almeno dici ok, uso lo stesso font, lo sistemo in modo differente. No, anche quello è messo uguale, cioè tanta pazienza, no? Cioè non è accettabile, secondo me anche tutta la... 21 giugno 2022, ma secondo me anche la stampa da sto punto di vista queste cose le dovrebbe fare... Non far passare, perché non è, cioè, nel senso, mi va bene che ti ispiri anche parecchio, va benissimo, però non copiare, non mi fare il font uguale, non me lo mettere, perché così non... anche le inquadrature, cioè, le cose piace, cioè, le inquadrature, il mondo è veramente fatto identico, il movimento, però ti dicono vabbè uguale, ma non è The Last of Us single player, questo è un open MMO, capito, c'è Division, cioè non ti sei inventato niente di nuovo. Posso copiare il tuo culo, sì, qualcosa. Esatto. Sì. Ma poi se, capito, succede che non è il caso, però succede che l'originale PA2 quello copiato prende 8, perché se... capito,
È The Last of Division, in pratica, esatto. Ma, sì, The Last of Division. Ok, Division, vabbè, diciamo che di Fable non c'è molto altro da dire. Il gioco è ancora in tempi di chicchennina, quindi ci vorrà molto tempo prima che esca. Rappresenta il discorso che facciamo prima. Pienamente, cioè quello per cui loro hanno annunciato delle cose perché avevano necessità di presentare che stavano lavorando esatto, a delle cose. Esatto, perché se no dicono, ma non c'è niente. Ma appunto lo sviluppo è iniziato 2-3 anni fa, quindi può essere che nel corso del 2022 qualcosa uscirà, se no nel 2000... Per esempio io aspetto tantissimo State of Decay 3, Giulia soprattutto aspetta tantissimo State of Decay 3, però non si è più visto niente, hanno mostrato il trailer, il teaser trailer, fine. Cioè, non si è visto niente. Hanno fatto il trailerino così... Che poi ecco, il discorso è questo, a Microsoft questa cosa viene spesso perdonata, cioè gli viene perdonato il fatto che... E va bene anche, la stessa discorso non si fa molto con Sony, però è anche vero che i modelli sono differenti, però Sony alla fine alcune esclusive le sta facendo uscire. Di fatto non è uscito tantissimo su PS5, verissimo, però dall'altra parte le cose stanno uscendo, cioè se uno fa anche no un non perdono un cazzo, non perdono niente, Andy categorico, Andy Unchained. Allora passiamo alla prossima notizia, anche Perfect Dark ha nominato che sì, hanno pure quello, ma pure quello però stava succedendo il casino, mi sa, nel team di sviluppo, non lo so, non l'ho seguito tanto, stava uscendo, devo giocare ancora quello vecchio io, quindi sono una brutta persona e ce l'ho anche sulla Rare Replay, lo devo giocare. E parliamo del prossimo titolo, è qualcosa che Rob non ha giocato. Bravo. Rob non ha giocato, io ho giocato allo sfinimento, amo l'universo, amo la saga, ma non mi devi fare queste scammate del cavolo, soprattutto con l'ultima espansione annunciata. Parliamo di Warcraft. Hanno annunciato Warcraft Mobile, allora, che verrà annunciato il 3 maggio alle 7 ore italiana. Sono curioso perché voglio vedere cosa cacchio si sono inventato. No, vabbè, chi l'ha perdonato il trailer di Infinite Realm? Bravo. È veramente indecente. Non si perdono, va solo avanti. Non mi puoi fare i pesci di aprile, perché io ricordo, io ho giocato a World of Warcraft, ho giocato a Warcraft dal partire dal 2, perché il primo, ragazzi, è un po' troppo vecchio, ma ho giocato a Warcraft 2, ho giocato a Warcraft 3 ai tempi, Frozen Throne. Ho giocato pertanto a World of Warcraft. So, il mio nick è Arthas per questo motivo. Però tu mi hai fatto Team Blizzard, che adesso fai abbastanza pena e compassione. Mi fai lo scherzo del pesce d'aprile, un anno in cui abbiamo rilasciato Warcraft su cellulare. Buon pranzo, Biolo, buon pranzo. Buon pranzo, Biolo. Mi fai, e grazie pure dei complimenti. Esatto. Mi fai lo scherzetto di World of Warcraft sul telefono e poi me lo fai uscire sul serio. Perché? Perché i soldi tirano. Però questa cosa mi dà molto fastidio, del fatto che tanti giochi poi vengono riproposti, soprattutto gli MMO, a cui io sono particolarmente affezionato, riproposti su smartphone, perché è successo anche con Lineage, e quindi perché... Cioè, oltretutto mi hai fatto un trailer di presentazione della nuova espansione, che a me non è dispiaciuto il trailer, perché è stato un bel trailer, perché ogni volta, se no, erano i trailer di World of Warcraft delle nuove espansioni, erano legati tutti alla disperazione, oh mio Dio, muoiono tutti, è un casino, e aveva un po' stancato. Questo, anzi, è di ripresa, di un nuovo continente, di una nuova vita, diciamo. Però... sei alla frutta, è palese che sei alla frutta, raga, ma è anche normale, cioè World of Warcraft è stato, come dicevamo anche ieri sera, il titolo di punta, l'MMO di punta, sì, ieri sera, l'altro giorno quando giocavamo a Vampire, l'MMO di punta per tantissimo anno, e tu pensavi a MMO e pensavi a World of Warcraft, però inizia a calare, iniziano a finire le idee, adesso ci saranno inseriti i dragonidi, ma hanno veramente delle texture inguardabili, hanno veramente dei modelli indecenti, e poi per carità, ritorno al discorso, sempre felice di ricredermi, però si vede che sono la frutta. Adesso Warcraft Mobile, cioè io non mi ci vedo a giocare a World of Warcraft su telefono, ma come fai che usi 47 miliardi di tasti sulla tastiera? Non lo so, questa diciamo è una notiziola un po' così, che però mi ha un po' turbato, però ecco, il 3 maggio, vediamo quando capita, sicuramente mentre lo stiamo facendo qualche cosa noi. Sicuramente, ma di... un martedì? Di sera? Non lo so, alle 7, scusa, quindi... Ah, ok, quindi di fatto... Ora italiana alle 7.
Sì, sarà una cosa leggera. Vedremo, vedremo. Però, vabbè, sono curioso e mi andava di riportarla anche per il fatto, ecco, la cosa simpatica che avevano fatto il pesce d'aprile come presa in giro su World of Warcraft, esce sul telefono davvero. E poi esce davvero. Vabbè. Parliamo di qualcos'altro, ma rimaniamo comunque sia in casa Blizzard. E in giochi che non ho giocato. Ma non so, sorry, ma questa settimana sono uscite queste cose. Principalmente. So anche io che non ho giocato tante cose di questo tipo, soprattutto mondo PC. Esatto, allora aspetta. Esattamente. Rimaniamo in casa Blizzard perché parliamo proprio di Diablo Immortal che arriva su PC il 2 giugno. Di questo sono meno triste, nel senso, io non sono mai stato un enormissimo fan di Diablo, l'ho sempre giocato, ma molto easy, quindi senza fomentarmici troppo, e il fatto che dovesse uscire solo un capitolo solo sul telefono mi ha fatto storcere la bocca, del tipo perché? La versione PC, esatto, la versione PC non è un port, quindi sono contento, aspetta, no? Sempre la versione mobile. No, io sapevo che veniva portato. Aspetta, là mi sbaglio. Cioè, come fanno? Ovviamente è la stessa versione, però è riadattata per le versioni PC. Se no, come fai a giocarci? Io sapevo che il gioco è lo stesso. No, non è dedicata, è ovvio. Però è comunque il gioco è lo stesso. Però viene portato su PC e riadattato al mouse e tastiera. Se no, come fai? Quello per però prendi il monitor e inizia a muovere. Inizia a toccare, capito? Come... Ovviamente sarà. Sì, vabbè, ma darà la possibilità comunque sia di interagire con mouse. Vabbè, no, spero che sia un minimo adattato al mouse e tastiera e non. Quindi puoi emularlo. Spero che non sia emulato realmente del tutto. Dai, che schifo. Basta la flash del bucato. Infatti, cioè, ci ha messo pochissimo. Davvero? Io ci metto un'ora a stendere i panni. Speriamo bene, però insomma il fatto che sì, ho capito anche che su PC è una cosa comunque positiva per i fan, spero, nonostante a tanti appunto abbia fatto storcere la bocca il fatto che fosse poi una versione mobile e non si siano dedicati di più magari prima al 4 direttamente. Vabbè, è Diablo appunto, comunque sia Diablo, è un hack and slash, si gioca... tranquillamente, secondo me ci può stare. Finché c'è il 4, esatto, tanto il 4 comunque è annunciato, è presente, esiste. Quindi alla fine è un più. Schifo fa, no, chi se ne frega, è un più, regà. Se poi fa letteralmente pena, basta non giocarlo, rimane sì. Lì. Il solito discorso. Diciamo che su Diablo la parentesi è questa, non c'è molto altro di cui parlare. Le news a tema videogiochi di questa settimana, le più importanti, mi sembra che ne abbiamo parlato. E non mi sembra che sia stata annunciata, a meno che questa mattina non è stata annunciata. Esatto, sì, possiamo anche farci, aprire cose. La rassegna stampa al volo, a meno che questa mattina non è stata annunciata. Se c'è qualcosa di nuovo. Ah, diciamo, poi vabbè, questa una notizia così messa lì, l'avevo selezionata, a dire la verità, ma poi non l'ho inserita, il fatto che su PS5 finalmente è stato attivato il VRR, quindi la frequenza di aggiornamento, attivatela, raga. Cioè essenzialmente è questa, cioè è attiva, è già presente nella console, attivatela. E molti giochi si stanno aggiornando in questo senso, in modo che così se... permette questa cosa. Un'altra notiziola che era uscita parlato proprio all'inizio del talk show. Verrà ricaricato su YouTube. E un'altra cosa era che Skull and Bones di Ubisoft si è mostrato con una sorta di cosa leakata che anche lì l'ho selezionata perché è mezzo frame praticamente. No, l'ho proprio skippata, a parte perché è ridicolo ormai parlare di Skull and Bones, cioè veramente basta. Voglio dire, uscirà mai un'altra? Sì, non uscirà mai. Una mezza scammata. Poi non mi sembra che, ecco appunto, hanno aggiornato Spider-Man, sia Miles Morales che il normale. Esatto, di quello lo vedo. Ah, no, quello dello spazio. Ah, tu dici Beyond Good and Evil 2. Ah, quello pure è un altro titolo. Sì, che sì, probabilmente... Beyond Good and Evil 2. Che ecco, quello lì. Quello lì è un titolo che loro hanno presentato come in pompa magna, no? Il primo quadrupla della storia che loro stavano sviluppando. Avevano fatto una bella anche iniziativa con l'idea di
utilizzare le musiche composte, gli artisti che venivano dal, dunque dal mondo del web, cioè fare una cosa veramente gigante, mega galattica, e secondo me quello lì però gli si sta rivoltando contro e secondo me gli costa troppo. Ma io credo che Ubisoft non ci abbia vita facile da qui ai prossimi anni, secondo me. Io avevo pure partecipato alle musiche recenti, sì sì. Secondo me Ubisoft è una di quelle che potrebbe essere acquisita da qualcuno, perché cioè, se hanno sempre resistito all'acquisto di Vivendi, che se ci ricordiamo hanno sempre provato la scalata all'acquisto di Ubisoft e Vivendi, sì. e non c'è mai riuscita, perché hanno resistito. Però secondo me di fronte a una Sony o Microsoft non esatto, sapete già chi è. Infatti, no, Microsoft, sono qualcuno. Sono qualcuno e ho i soldi. I money. Potrebbe andare tranquillamente in questo senso. No, comunque sto sì. Anche scarellando altre notizie. Vedo che non è successo niente di particolare. Direi di usare quest'ultimo quarto d'ora per parlare però di una cosa. La rivoluzione che si chiama, allora, rivoluzione. Una sorta di rivoluzione, perché diciamo già avviata. Parlando un po' di critica, giornalismo e quant'altro, sempre in tema videogiochi, stanno succedendo un po' di cose, perché tanti giornalisti, redattori, scrittori, articolisti, eccetera, visto che c'è sia Logan che Andy qua, che comunque anche loro scrivono, il fatto che tanti stiano diventando influencer, o comunque sia, mettano prima la loro faccia piuttosto che il loro articolo, il loro prodotto, ciò che a cui stanno lavorando, o perlomeno la testata su cui stanno, esatto, che... io sono in pensione. È successa una cosa, ovvero che Mottura, il Marco Mottura, sì. Che lavorava per Every Eye, se n'è andato, ok, ha lasciato il posto, e insieme a Fossetti hanno dato il via a Round 2, che è un canale Twitch. Gli facciamo anche l'SEO, guarda. Esatto, facciamo l'SEO, che tra l'altro non hanno ancora iniziato. Non hanno ancora iniziato. Ma ovviamente hanno raggiunto... Non mi ricordo come è scritto, però Round 2... Round 2 Twitch. Ah, ok, proprio scritto così. Forse tutto maiuscolo le iniziali. Diciamo quello lo prendo uguale. Ok, l'ha preso. Eccolo qui, il canale Twitch. È proprio come questo dice... il fatto. Sì. Il fatto che ormai siamo influencer. Cioè, sono letteralmente influencer, non sono più quello... Cioè, nel senso sì, magari ne sanno a livello di critica, ma mettono prima il loro essere influencer in mezzo. Sì, diciamo che su sto discorso... Cioè, mi trovo d'accordo con quello che dici rispetto al fatto che comunque sicuramente ormai... Ma ormai, secondo me, ormai da tanto tempo... Esatto. Viene prima la faccia e il... Io mi ricordo, io sono stato per un periodo in iCrewPlay... Che è quel sito che poi malfamato perché stava facendo delle politiche sbagliate a un certo punto, proprio poco prima che me ne andassi io. Poi ti rispondo, Logan. E mi ricordo che uno dei motivi per cui io me ne sono andato, al di là di come stavano gestendo certe cose, era il fatto che io tentavo di dire che è necessario che comunque il pubblico abbia delle persone di riferimento quando si approccia a un sito. Nel senso che se tu vai a prendere i maggiori siti... Se tu vai a vedere, è vero che i siti vanno per anche le news, vanno per le notizie varie, rumor, eccetera, però hanno anche dei frontman di riferimento, che possono essere per esempio per Spazio Games, Domenico Musicò e Stefania Sperandio, Marcello Paolillo, che si vedono su Twitch, Fossetti, Mottura, Bruni di Avriai e così e via. Sappiamo tutti, essere, chissà se prima poi crescendo... Magari esatto, arriveremo poi a parlare invitati. Anche loro, se, esatto. Serino, Pierpaolo Greco, Pianesani, comunque un po' di gente su multiplayer, Andrea Riviera, cioè posso dirli, nominarli parecchi, delle varie testate. Questo secondo me è fondamentale e passa attraverso un discorso, diciamo, che è per forza così, cioè il pubblico si interfaccia a queste persone. Allora. Solo questo, poiché effettivamente conviene a tutti, cioè conviene anche a loro stessi, l'essere un volto che è spendibile anche fuori dalle testate di riferimento, questo è ovvio, e il loro ruolo assume i connotati di quello di influencer, e quindi questo è ovvio. Poi dopo dico un'altra cosa. L'importante però è che quando poi tu prendi, diciamo, questa fama per te stesso, perché poi alla fine il tuo viso, il, te, il
tu, io che lavora, l'importante è che non scadi nel fatto che, ok, questa cosa è di tendenza, allora la devo fare anch'io, a prescindere, perché altrimenti perdo la faccia, perché allora non ha più senso e le tue notizie sono diventano spesso e volentieri acqua paola. E se no poi, ecco, come ti dicevo anche in privato, Rob, non ci possiamo poi lamentare che le testate facciano la notizia della tizia in cosplay, perché se no, perché anche quello serve alla testata per crescere, ma perdi di credibilità. Stessa cosa se Twitch ti metti a fare il buffone perennemente, perché anche noi facciamo il scherzo, la battuta, eccetera, però cerchiamo di mantenere una plomb. No, infatti, ecco, come dicevo anche prima per i giochi, cioè, secondo me il punto è questo, cioè, anche da dove, cioè, da come vengo io, cioè, nel senso, io non ho... cioè, ho un canale YouTube in cui voglio fare critica, e il fatto che io lo faccia su YouTube non mi fa di me un influencer che vuole solo vendere la sua immagine a priori, nel senso che quello che voglio fare è fare critica, quindi non è, esatto, diciamo, automatico, e non possiamo dire che sia automatico che adesso Fossetti e Mottura diventano dei buffoni, cioè magari riusciranno. Mi auguro di no, è ovvio che le mie sono sempre pensieri in base a quello che ho sperimentato vedendo gli altri fare queste cose. Tu hai un canale YouTube dove giochi? Io gioco Baldur Red. Io adesso ho letto dove giochi a Diablo. Ho fatto, ma quando mai? quindi, secondo me loro vorranno continuare. Sicuramente è impostato in maniera più tranquilla anche per fare quello che li fa divertire. Però comunque la professionalità possono mettercela tranquillamente. Mm-hmm. E non grazie, Logan. Te voglio bene pure io. E non credo che diventeranno assolutamente. Non possiamo perlomeno sapere. Ah, io pensavo si riferiva. Ho letto adesso su YouTube. Pensavo si riferiva no, a noi, infatti, no. Io poi sto vedendo. Immaginavo se riferisse. Ok. Sì. Però, ecco. Non faccio, non voglio fare dissing, ci mancherebbe. Però a me hanno fatto lo stesso effetto dei trailer di GTA Trilogy. Ok, vai. E quindi c'è. Non credo che sia automatico, né possiamo darlo per automatico, cioè al massimo possiamo giudicare... Ciao Spike, buongiorno. Al massimo, ecco, possiamo giudicare qualunque contenuto, nei limiti giustamente, delle cose, ma magari ci farà, riusciremo anche, proprio perché diventano magari più indipendenti, anche prima o poi ad averli anche nel... Speriamo. Format. No, speriamo, sarebbe pure... Diciamo, la direzione quindi, che vorremmo prendere è quella di crescere, quindi, anche per avere... Quindi diciamo che da una parte so anche... è anche giusto, perché alla fin fine tu da indipendente, da individuo, puoi dire e fare come preferisci, certo, piuttosto che sai, quindi ci può stare. Però quello che è sicuramente vero è che la persona... adesso rappresenta una tipologia di influencer che già io lo dico sempre, che l'influencer lo sei ogni volta che hai il potere di influenzare un numero di persone, sì, a prescindere, esatto, dal fatto che come lo fai o non lo fai, cioè, nel senso, puoi essere il miglior critico, ma comunque se hai la possibilità di influenzare persone sei io influencer. Per influencer intendo tu intendi, esatto, tu intendi la cosa diciamo mainstream del seguire la tendenza del momento per sfruttarla a proprio piacimento, a proprio favore, e averne un ritorno sia di visibilità sia economico. Sì. Cioè, tu intendi un'immagine che sfrutta se stessa per se stessa, esatto, e non una conseguenza del fatto che tu abbia quasi un pubblico, diventi, esatto, una vetrina umana, diciamo, tra virgolette, che per me è una cosa sbagliata, perché uno deve comunque poter essere se stesso e non mutarsi in funzione di come va la corrente. Quindi io penso che comunque alla base della questione Mottura che va via da Every Eye ci siano anche però questioni relative a delle pieghe che Every Eye nel tempo ha preso ultimamente, proprio sulla gestione di certi tipi di notizie, di gestione di certi quindi tipi questa di cose, è una di buona tesi, cosa, sperando che ecco, il loro canale Twitch faccia magari invece più una cosa perché seria. Fossetti ha sempre detto che lui si è sempre occupato della parte videogiochi, però ci sono altre parti in Every Eye che prendono piede e che sono gestite, che hanno potere, nel senso la parte tech, no, tante infatti... cose vengono messe nella parte tech e poi poi c'è di tutto lì, cioè la parte tech c'è di tutto, e quindi quanto peso ha? Fa più views? Fa più entrate? Logan, no, infatti volevo correggermi questa cosa perché non l'ho scritto. Fossetti ancora non ha detto che lascia Every Eye. Allora, la questione su Fossetti è che il canale di Twitch è Fossetti e Mottura. Sì. Nella descrizione c'è scritto 100% indipendenti. Questo lascia presupporre che la possibilità che Fossetti lasci Every Eye sia possibile.
però non è certa e noi non la stiamo dando per certa, né stiamo dicendo che effettivamente no, anche è così perché come non lo sappiamo. Quindi con Rob ieri, quando ci stavamo sentendo, non so anche che limiti contrattuali abbiano per cui possano poi andare su un'altra piattaforma e fare il cavolo che gli pare dopo aver esatto. dopo essere ancora sotto contratto esatto, con un'altra esatto. testata. Da quello che ieri c'è stata su Every Eye la live di addio di Mottura, che quindi chiude ecco, diciamo, infatti ma scritto per fare una cosa così deve essere fuori contratto esatto però esatto infatti però diciamo che sono tutte deduzioni che facciamo dal punto di vista di quello che vediamo pubblico, nel senso che non stiamo dicendo niente di certo e poi si chiarirà nel tempo com'è la situazione e com'è la questione, perché non sappiamo com'è davvero la questione nei contratti nelle cose. Quello che è successo è che Mottura ieri ha fatto la live di addio, hanno giocato a Switch Sport, quello per Switch, E sostanzialmente l'ultima cosa che è stata detta è che verrà pubblicata la recensione di Switch Sports venerdì prossimo e sarà l'ultimo articolo di Mottura per Every Eye, quindi però già loro dal 2 partono con la prima live, quindi diciamo che la questione è che loro il canale lo fanno partire. Quello che sarà nel dettaglio poi sicuramente quelli sono affari loro, purtroppo, nel senso le cose contrattuali lavorative loro sanno i loro limiti, quello che possono e non possono fare. Diciamo che fare. quello che possiamo dire, cioè nel senso senza entrare in certi tipi di dettagli che uno non conosce, è che se, posto che come dicevi anche tu, le persone stanno diventando sempre più importanti e prendono sempre più piede dal punto di vista proprio di cosa è importante, cioè le testate, noi lo abbiamo sempre detto lo che stesso Fossetti fuori da Every Eye c'ha un futuro a prescindere, perché è il frontman di Every Eye, cioè, anche Fossetti per dire a volte va da Intel, che è una cosa di GDR che non c'entra va assolutamente da Moccia, va da Dario Moccia altre cose, sì. Cioè, va tutte altre cose che comunque sia, ormai è Fossetti, cioè non è più... È Fossetti, si è creato, ma giustamente questo ti permette di sussistere come assoluto e non dipendente per forza da Every Eye. Però ecco, mi auguro che non calchi l'onda del, ok, tanto lavorate su di me e quindi il mio canale faccio il cacchio che mi pare e seguo quello che voglio io, accentrato sui videogiochi. Ma aspetto che in parte si tolga delle soddisfazioni in generale, quindi magari un po' più leggere, ma in parte, ecco un'altra cosa che secondo me per dar vita, cioè se poi sarà effettivamente una cosa per cui entrambi stanno fuori da Every Eye, vuol dire che secondo me per dar vita a un canale di questo tipo comunque abbiano determinati collegamenti con comunque tutto il sistema che loro hanno già avuto, cioè Fossetti ha già avuto contatti con publisher, PR e aziende, sì, eccetera, che comunque li supportino cioè come si supporta un influencer, come si supporta appunto un content creator, e quindi gli permetta di fare lo stesso di rilevanza che c'era prima, cioè le tre o gli eventi delle tre loro ci avranno. Allora, gente, però pensa, ecco, come mi è Walone. No, mi ricollego anche a quello che diceva Logan prima di Fucito, del Tanzen di multiplayer, ok, che poi è andato via, ha creato Gameplay Café, però non ha più la stessa importanza, raga, palesemente non ha più la stessa importanza che aveva quando faceva multiplayer.it. Però secondo me perché era un tempo diverso, erano periodi diversi e non ha portato avanti un certo quello tipo di... Quello sì, Tanzen si è bruciato da solo, concordo, esatto. Assolutamente, perché per esempio su multiplayer.it era... Cioè io per esempio guardavo tanti video su multiplayer.it perché mi piaceva come parlava lui, poi si è bruciato da solo. È stato un po' avido. Però oddio, non c'era Twitch, avido. Cioè non c'era Twitch in questo modo, non era... Cioè lui ha lasciato quando? 2015? Ha lasciato multiplayer nel 2015. Non mi ricordo la data esatta. Però chiedere soldi alla gente. Non c'era Twitch in questo modo, ma oddio, chiedere soldi alla gente. Io poi non so, la via non commento. Li ha chiesti per, da quanto so, per il progetto e pagare gli scrittori, gli articolisti e quant'altro. Vabbè, poi voglio dire, ha fatto un padre, non so se ha fatto un Kickstarter. Cioè, Kickstarter, dai, alla fine non è... Alla fine non è così. Cioè, alla fine non è una cosa così. Cioè, preferisco più così. Cioè, forse oddio... Fatemi l'abbonamento su Twitch. Poi magari forse l'effetto che ha suscitato
Sì, vabbè, campagne Patreon per avere la possibilità. Sì, allora sì, quello che dice lui è che sostanzialmente loro avevano bisogno della cosa. Vabbè, ma è come però scusate, è la stessa cosa di quello su Twitch che mette il bannerino e fa. Compratemi la console. Cioè. Switch tot soldi, donazioni per arrivare a quello. Poi io capisco che in un pubblico che è abituato a seguire allora, una testata, sì, poi l'effetto. Però per dire, pure noi abbiamo comprato lo Stream Deck grazie alle sub, no? Ai soldi che sono entrati con le sub. Però non è che ho messo il bannerino. Ah, se fate la sub va a quello. Cioè, la sub deve essere. Il fatto che qualcuno doni qualcosa deve essere fatto scollegato da quello che poi ci fai con cui guadagni. O comunque sia. Però molti fanno comunque così. Infine, non è una pratica così. Però capisco anche se magari poi il pubblico magari lo ha un po'. Però secondo me semplicemente non ha portato avanti sufficientemente quei tipi di social che in questo tempo vanno. Cioè Twitch. Cioè, vuoi far se eri un frontman, fai il frontman. E infatti, Fossetti comparirà su Round 2 Twitch. Comparirà per forza, perché fa il frontman, ha sempre fatto quello. Per esempio Tanzen voleva ricreare una sorta di redazione sua piccolina, così, cioè lui è rimasto legato forse a qualcosa del passato, che cioè lo fai, cioè l'iper boom di Every Eye c'è stato nel momento in cui sono passati a Twitch, cioè hanno aperto il canale Twitch, lo studio per fare Twitch, e quindi c'è stato il boom. Adesso Twitch, per quanto vuoi, è una delle piattaforme principali per sponsorizzarsi, quindi anche perché secondo me la maggior parte del pubblico a livello di frontman si è abituata ai frontman, si è abituata a vedere delle facce, soprattutto con la copertura degli E3. Sì, cioè quando c'era la copertura degli eventi, io mi ricordo Mottura, io lo seguivo da IGN. Esatto. E a me piaceva, tra l'altro piaceva molto Mottura su IGN, sono stato contento, e poi fino a Every Eye, e poi mi sono messo, sono spostato a vedere Every Eye anche per queste cose, nel senso, quindi uno li ha sempre seguiti però vedi quello che io dico, tu l'hai seguito in funzione di come lui parlava, di come lui era, di come lo che e come era front, a livello dei frontman, certo. Dai Max, metti un banner per qualcosa, no? No, difficilmente vedrete mai banner, a meno che non è proprio qualcosa inerente solo al canale, che quindi soprattutto serve per il canale. Sì, esatto. E certo non per comprare la PS5. Cioè, però per comprare la Switch a me, questo è sempre Switch con roba. Sto scherzando, ovviamente è un meme interno. L'idea di Gameplay Café ci stava anche, non mi dispiace neanche come trattano il tema recensione, il fatto di farlo tipo giornale, quello è simpatico, è un modo nuovo di approcciarsi alla cosa, e non mi dispiace, devo dire. Però poi si è bruciato, sì, poi si è bruciato la tessera per tornare a suonare coi Dragon Force. No, la cosa è che ecco poi tocca, cioè per esempio Walone è uscito da IGN, anzi è uscito da IGN Italia, perché Walone parla in questo modo, quindi è uscito da IGN Italia, e si è fatto il suo canale Twitch, che penso vada abbastanza bene, tra l'altro adoro le grafiche in generale, tutta l'impaginazione di Walone, la musica iniziale, anche quella finale, quindi se l'è gestita, e penso che gli vada abbastanza bene, ovviamente con... la roba è il World Premiere. World Premiere. cioè, nel senso, nel suo piccolo, perché ovviamente magari non c'ha tutto il pubblico mega galattico di IGN, però il suo pubblico lo fa anche parecchio. Ma dov'è lui? Basta, Rob, ci dobbiamo fare anche i nostri eventi sul palcoscenico. Allora io annuncio il gioco e poi quando parti tu fai World Premiere. World Premiere. Madonna, è un casino, facciamo i soldoni. Sì, infatti stiamo a fare... Vabbè, stiamo mettendo i tasselli per arrivare a comprarci Microsoft. Sì, poi, sì. Ce la compriamo noi. Abbiamo noi 7.000 miliardi. Facciamo il Summer of Games and Burgers. A voglia, si può fare. Dai, mangiamo i panini in diretta, facciamo... Sì, comunque, come diceva Logan, vabbè, Antonio Fucito poi pure fa la cosa della pizza, Garage Pizza, fa altre cose, insomma, ovviamente non legate. Sì, ognuno se... E secondo me ha senso sì, pure sì. perché alla fin fine ognuno c'ha interesse, cioè sicuramente il sito ti dà visibilità, però dall'altra parte il sito c'ha delle logiche di chi è colui che investe i soldi principalmente, cioè chi è il capo reale a livello economico, che non so magari gli interessi tuoi, devi stare magari a chinare la testa se c'hai la possibilità di individualmente di fare quello che, poi ripeto, non è detto che quello che poi uno fa una volta che è uscito sia la cosa più bella del mondo, ma se hai la possibilità di essere indipendente, fa quello che ti piace, poi se hai giudicato dal tuo pubblico come tutti quelli che, come noi siamo giudicati dal pubblico, come tutti sono giudicati dal loro pubblico, però diciamo che
che è più giusto così ed è anche meglio alla fin fine. Non devi per forza passare attraverso poi la scrittura, secondo me può essere pure che un sito magari loro lo facciano pure o mettano pure su un piedi un altro progetto parallelo, ovviamente non Every Eye, chi lo probabile, sa, probabile, va a sapere, magari, che magari gli serva da appoggio, sì, magari partono da Twitch, cioè, e poi aprono la pagina, siamo a Round 2, ne puoi sapere, cioè. gente che gli cura magari determinate comunicazioni di determinate notizie, cioè comunque magari ci avranno bisogno di altre persone se il progetto cresce, però è chiaro che fanno quello che vogliono fare, che facevano già. E poi tra l'altro, ecco, da un punto di vista anche solo di genuinità, io lo so che poi, cioè, queste cose sono sempre tutte difficili da comprendere quando uno ha persone davanti che recitano tra virgolette, però io, cioè, se è vista, se uno ha seguito Every Eye, l'amicizia o comunque l'affinità che si era creata fra Mottura e Fossetti, sì, che c'ha senso, valesi, cioè. E poteva sfociare questo senso, cioè alla fine ognuno deve fare, quindi ripeto, è chiaro che uno si preoccupi del fatto che potrebbe succedere che un po', diciamo, il format e quella comunicazione che fanno possa essere deperita e magari un pochino più rarefatta sulla base di un po' cazzeggio. Dall'altra parte, però, secondo me non sono nemmeno loro così, nel senso che secondo me hanno anche interesse a fare determinate cose interessanti, cose più profonde, copertura di eventi, copertura di notizie. Purtroppo lo vedremo. Quindi, se faranno, secondo me, in una scaletta palinsesto in cui magari gli andrà a lavorare 12 ore al giorno, per dire, perché comunque alla fine si possono permettere di stare su Twitch tutto il giorno, faranno 2 ore di Q&A, 2 ore di cazzeggio a giocare a menasse, tra virgolette, sì, fa le cose, e poi secondo me, alla fin fine è pure giusto, quindi io non la vedo, poi sono curioso di vedere come andrà. Ah sì, sì, la vedrò anch'io sicuramente. Però è normale, cioè se tu vedi chiunque c'ha, cioè anche Stefania Sperandio di Spazio Games c'ha anche il suo canale YouTube, sì, sì, dove sì, ogni tanto posta, perché comunque uno c'ha necessità di dire certe cose che non può dire, coerente il proprio spazio, sì, ed è il proprio spazio personale, certo. quindi ci sta assolutamente. Boom. Io mi sa che abbiamo parlato un po' di tutto, che diciamo che abbiamo coperto giusto, secondo me 2 ore sono giuste per fare questo. Io spero che vi sia piaciuto il nuovo format. Io almeno mi sono divertito un sacco, assolutamente, anche loro, molto carino, così a me piace. Poi abbiamo già tirato fuori 3-4 idee per cose future, quindi grazie. Ho già fatto ovviamente anche le grafiche per gli invitati, le vedrete quando avremo degli invitati. Quindi il prossimo appuntamento sarà sempre settimana prossima, vi diamo informazione poi esattamente il giorno, perché giovedì, venerdì o sabato comunque. Sì, di solito è in chiusura della settimana, ovviamente, per raccogliere più notizie possibili. Grazie raga, grazie mille. Grazie. Perché i canali sono miei, addirittura Andy si chiama i nostri canali. Decide. No, però ecco, anche con Andy l'altro giorno mentre giocavamo a Vampire erano uscite un sacco di discussioni, eccetera, molto belle. Ciao Mike, ciao, grazie, ciao Mike, grazie ciao. Mille. E quindi dai, sono contento, vi teniamo informati. Io comunque vi do appuntamento, poi ci vediamo lunedì, poi farò la scaletta su Instagram. Tu Rob? Io penso che già da lunedì riparto con la Meridiana Critica. E ci sarà sicuramente, poi vabbè, questa live verrà ricaricata domani. Quando è passata, diciamo, le ore con Baldo. Ecco, Baldo mi toccherà portarlo settimana prossima, secondo me le novità di Baldo le dovrò portare per forza, quindi sì, Meridiana Critica, poi le nuove live e poi facciamo comunque palinsesto parzialmente insieme, perché le attività insieme, Halo deve andare avanti, quindi dovremo andare avanti anche Halo, e vedremo quando. Dobbiamo cominciare il 3, dobbiamo cominciare. Esatto, quindi diciamo, preparo sì. Ragazzi, già fatti a pensarci. Io vi do una buona giornata, un buon pranzo per chi ancora non ha pranzato, un buon weekend soprattutto, visto un buon 1° maggio, perché domani è 1° maggio, e ci becchiamo alla prossima. Grazie di tutti i complimenti, grazie dei bettini, grazie delle sub, grazie di esserci stati, grazie dei ride. Ci becchiamo alla prossima. Ciao, grazie ragazzi, a tutti ragazzi. Ciao.